you <music> Mentre sono lontani, sono in vacanza. Succede una roba che fa veramente tremare le ascelle di Jerry. Quindi, buonasera ragazzoni, buonasera, spero che stiate tutti benissimo e che state anche godendovi un po' più di caldo perché sarebbe anche ora visto che è maggio. Potete notare, con mio grandissimo piacere, il mio tentativo di cambio di trucco con l'eyeliner e le magie della fotocamera, che sembra quasi fatto bene, raga! Allora, ce la facciamo <ride> a iniziare con questo super killerone? Allora, Jerry Brudo! Jerry Brudos! Sei Brondos! Jerry Brudos, secondo me, è Brondos. Allora... Non so se avete già sentito parlare di questo mostrone. Hai mai pensato di intervistare Rudy Gede? Vi darò di meglio. Vi darò di meglio. Domani ho fissato l'intervista con un killer cannibale macabro da morire ma andiamo avanti allora oggi io vi presento se già non lo conoscete un serial killer in realtà piuttosto noto si chiama jerry brudos anche silvia ha fatto un video su jerry ed è molto bello complimenti silvia eh, se ti serve una mano per le domande in inglese vai vai warrior. tranquilla warrior penso di, di riuscire a farcela Comunque, eh, il nostro Jerry Brudos è famoso anche perché compare, l'attore che lo interpreta ovviamente, non lui in persona, nella serie Mindhunter. Brudos, esatto, lo chiamiamo, lo chiamiamo Brudos, quindi bisogna chiamarlo Brudos. E a lui, insomma, lui è passato alla storia proprio come... <ride> Ragione Del Proprio come amante dei piedi Amante delle scarpe Feticista delle scarpe Infatti se avete visto Mindhunter Allora se non lo avete visto guardatelo Perché è una serie stupenda Anche se secondo me eh, l'hanno interrotta Ed è una cosa brutta Io sono molto triste Non so perché l'abbiano interrotta Visto che comunque stava andando a ad Dio Ma ok Comunque per quello che è Le prime due stagioni sono stupende E vale la pena guardarle anche se non proseguono e lui compare in due di queste puntatine qua, tra l'altro viene anche eh, citato, cioè, diciamo, prende ispirazione. Da lui il personaggio di Buffalo Bill nel Silenzio degli Innocenti, quindi sappiate che c'è un po' di Brudos in Buffalo Bill. Lui, come vi ho detto, a lui piacevano le scarpe, gli piacevano i piedi e giustamente se li voleva portare a casa sti piedi, cioè non è che li poteva lasciar lì. Capì? Comunque, un'altra delle caratteristiche di Jerry Brudos è il suo la sua necrofilia cioè a lui a lui piacevano di più morte che vive ecco questa è, è la verità ovviamente siamo in un altro capitolo di madri terribili e dove trovarle quindi insomma capirete che la sua ciao Cyrus che la sua infanzia è sicuramente stata caratterizzante e ha avuto il suo perché, insomma, gli ha, gli ha dato un, un senso alla sua cattiveria. Allora, <ride> quindi se abbiamo più talent Light Mad che punisce in maniera, ok, sì, 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 ma soprattutto piedi morti, sì, assolutamente, Edo, piedi morti perché i piedi vivi non piacciono a Rudos. <ride> allora, dai, comincio a raccontarmi un po' la sua infanzia. Il suo nome, ah, su Netflix, la trovate su Netflix. Il suo nome, grazie a Robed, De... se no tevo già su... Soluta... Niente, qua c'ho le notifiche sbarrellate, perdonatemi, per oggi sarà un po' un delirio. Allora, lui, nome completo, è Jérôme Henry Brudos, anzi perché lo dico alla francese, perché domani devo intervistare Nico, Nicolas, e quindi eh, c'è il francés. d'un Mois, va bene. Allora, si chiama Jérôme Henry Brudos, detto anche comunemente Jerry. Lui nasce a Webster, in South Dakota, il 31 gennaio del 1939. Jerry, con insomma, nella sua famiglia, eh, insomma, il South Dakota all'epoca era una zona rurale piuttosto povera. Quindi le famiglie facevano molta fatica a Insomma, arrivare a fine mese. E il padre di Jerry, che è comunque una persona eh, che voleva dare di più alla sua famiglia, siccome il padre di Jerry voleva dare un futuro migliore alla propria famiglia, va a cercare fortuna in Oregon. Il suo obiettivo era quello di trovare lavoro in una stalla e magari ricevere anche vitto e alloggio, insomma, riuscire a fare casa lavoro in una, in una fattoria in una stalla quello che, che trovava comunque ovviamente il padre trovava dei lavori ma non erano mai lavori continuativi erano sempre lavori periodici per cui eh, Jerry è costretto così come tutta la famiglia a cambiare sempre casa si trasferiscono molto spesso e quindi lui è sempre il bambino nuovo, sempre quello nuovo, è sempre eh, il bambino che non riesce a crearsi punti di riferimento e amici stabili, cioè non riesce ad avere una, una rete di pari, diciamo, fare quelli che sono le amicizie dei bimbi, no? E questo può sembrare una stronzata, ma l'abbiamo vista in tantissimi killer o serial killer. Nico stesso, l'ultimo di cui abbiamo parlato, ha avuto questo problema. E non è un problema da poco, raga, perché se non hai un buon rapporto con i tuoi genitori, essere isolato sia in casa che all'esterno, soprattutto quando sei così giovane, ti impedisce di imparare proprio a relazionarti con gli altri e ti impedisce anche di sviluppare quella che è l'empatia. E capire i sentimenti propri e quelli degli altri, no? I traslochi mortali, esattamente, esattamente. Quindi se tu non hai delle relazioni e non riesci a instaurare un dialogo, comunque riesci a ehm, appunto a relazionarti con gli altri in quell'età lì, e arrivi fino all'adolescenza in cui non lo fai. È molto difficile poi riuscire a sviluppare una determinata competenza emotiva, un'empatia e tutto, cosa che lui infatti non sviluppa. Tra l'altro il padre di Jerry farà due lavori per riuscire a mantenere tutta la famiglia, quindi è sempre fuori casa, non ha mai tempo e non sta mai con Jerry, tant'è che a lui manca proprio una figura paterna, la figura paterna di riferimento. Ma, ahimè, la figura materna invece c'è, e come che c'è, e come! Comunque, sappiamo che eh, il, piccolo, il piccolo Jerry ha cambiato tanto, tante volte contesto quando era piccolino. E siccome il padre era sempre assente, lui si ritrova a passare tantissimo tempo insieme alla mamma. E cuore di mamma, per l'appunto. No, cioè abbiamo una madre bigotta, crudele, cattiva, malvagia, una bestia de madre. Però, da una parte, diciamo, possiamo vedere questa. Madre, eh, appunto, mostruosa, crudele, eh, picchia picchiatrice, c'era proprio una, una roba pure violentissima, gli faceva bullismo, eccetera, con Jerry, che è il figlio minore, il secondo genito. Mentre con Larry, che è il fratello maggiore di di Jerry. Lei è emotiva, affettuosa, dolcissima, viziante e super carina. Quindi immagino che Larry avesse una immagine di sua madre come la madre più dolce e migliore del mondo. Jerry invece eh, per Jerry era un mostro, ma perché lei si comportava in maniera completamente diversa. Edgin vibes, esatto. Ma soprattutto evviva le differenze tra i figli, cioè nel senso si dice sempre che non bisognerebbe fare differenze nel dare affetto ai propri figli e qui cioè, vediamo proprio una che li tratta in maniera estremamente opposta e perché c'è anche una motivazione a tutto questo cioè lei aveva anche un, un, un perché perché dopo la nascita di Larry che è un maschio e lei ha detto mm, sono contenta che sia nato un maschio però adesso voglio la femmina quindi quando è rimasta incinta per la seconda volta lei era lì che diceva Adesso esce la femmina, adesso esce la femmina e invece è uscita la femmina con il pipino. Quindi niente era un maschietto. Lei c'è rimasta malissimo quando ha partorito Jerry, il fatto che fosse un altro maschio, insomma, l'ha odiata questa cosa e quindi lo odia perché esiste. Lei voleva la femmina. Quindi Jerry ha la grandissima colpa di non essere una femmina, di essere un maschio. Quindi qui siamo nella nell'odio verso gli uomini in quanto uomini per cui che ci vogliamo fare che ci vogliamo fare la di Oscar dei poveri infatti infatti ehm, a misandria proprio siamo nella misandria quindi niente il povero Jerry questo è un fattore molto importante considerato quello che poi svilupperà nella sua mente e nei suoi comportamenti il, um, il piccolo Jerry si sente inadeguato e inaccettato da parte da, di sua madre proprio perché non è una femmina, quindi la madre continua sempre a farlo sentire sbagliato in quanto maschio e lui comincia pian pianino a sentirsi in colpa di essere un maschio. Quindi poi vedrete che svilupperà. Delle forme di attaccamento verso oggetti che lo fanno sentire più una donna, come per esempio le scarpe col tacco, che sono effettivamente un emblema di femminilità, soprattutto all'epoca. Madre dell'anno, sì, appunto, ma lui poi, poverino, cioè, eh, infatti, infatti. Quando aveva 5 anni, già ritrovò questo paio di scarpe in pelle con il tacco a spillo. Quindi super, super sexy e super femminili in una discarica. Cioè, lui faceva delle, delle gite alla discarica, probabilmente, forse. Bambini, ai bambini capitava per andare a raccogliere qualcosa con cui giocare e però al posto di raccogliere oggetti mh, come vecchi giocattoli o non so una, una macchinina una, una roba no lui raccoglie le scarpe col tacco a spillo ma non solo le raccoglie così distrattamente ne rimane proprio folgorato innamorato cioè lui quando vede queste scarpe cioè proprio perde la brocca cioè la Visione angelica con non so, gli angeli che cantano dal paradiso, no? Tipo che li vede tutti illuminati, scene del film così. Quindi lui, fu, 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 le scarpe col tacco. Quindi che cosa fa? Le porta a casa e non sapendo nemmeno lui eh, quello che sta facendo, cioè nel senso che lui comincia a fare ciò che ha voglia di fare, sì, un tacco 12, una roba del genere, e se le mette. E comincia a girare per casa con queste scarpe. Tra l'altro, io mi immagino un bambino di 5 anni con delle scarpe che gli andranno tipo il doppio di lui, no? E. Ma diventa uno stilista di scarpe. Eh, sarebbe stata un'idea, invece, non era proprio la scarpa in sé. Poi capirete. Comunque, lui gira con queste scarpe, che non so come cavolo ci riesca, ma ci riesce. Praticamente. Ci gioca veramente tutto il giorno. La madre, quando se ne accorge, si incazza come una bestia. E io mi dico anche: madre? Ma come sei messa? Cioè, hai passato tutta la sua esistenza, vedrai che sono solo 5 anni, ma comunque tutta la sua esistenza, a farlo sentire una merda perché non è una femmina. E quindi cosa fa lui, poverino? È attratto dalle cose che lo fanno sentire una femmina. Così la mamma poi lo accetta e forse gli vuole bene. Capite? Cioè. Lui sì era attratto da queste scarpe, ma in realtà la sua attrazione per le scarpe era un modo, inconscio ovviamente, di dire queste scarpe possono trasformarmi in una donna come è lei, in una femmina come mi vorrebbe lei. E quindi, appunto, poverino, e quindi lui ne era attratto e le portava in giro perché sperava in questo modo di potersi trasformare in una donna e una femmina, insomma. E poter guadagnare l'amore e l'ammirazione della mamma. Perché, per quanto lui per tutta la vita, e questo è un grande classico per tutta la vita, odierà sua madre per come lo ha trattato, per come lo ha fatto sentire, perché è una merda, in realtà ha sempre cercato la sua approvazione. Cioè, il suo più grande sogno sarebbe stato quello di ottenere la sua approvazione, o in alternativa, ucciderla, ovviamente. <ride> perché doveva ragionare un po' così. Appunto, poi madre, cioè, se gioca con le scarpe da donna, che male c'è? Vo volevi una femmina e vedi che tuo figlio, effettivamente, si mette le scarpe col tacco. D'altra parte, non fai due più due? Non pensi che forse lo fa perché tu lo fai sentire in colpa perché è un maschio? Cioè, anche queste cose, però c'era tanta ignoranza. L'amica di mia mamma aveva già tre figli maschi voleva la femminuccia, ma dopo il quarto figlio ancora maschio ha deciso di trasformarlo e lo vestiva da bimba per fargli le foto. Lui era biondo con i capelli lunghi e lei gli faceva le trecce con enormi fiocchi rosa. Erano gli anni 60. Sì, è stato anche il passato di mio zio, questo. E in effetti ci sono cose che poi diventano strane quando i genitori fanno queste cose qua. Comunque sì, erano, erano gli anni 60 anche lì. Elisa non mi racconti cose nuove. In realtà abbiamo visto diverse storie di... che iniziano così. Eh? Cioè, con lei che voleva, la madre che voleva qualcosa di diverso e il figlio poi che si trasforma in un mostro. Comunque, che cosa succede? Che la mamma lo sgrida, lo sgrida tantissimo e gli dice: Adesso Jerry mi devi promettere che ti sbarazzerai di queste scarpe. Jari dice "Sì, sì, promesso", ma ovviamente non lo fa, anzi le nasconde sotto il letto e si rende conto che quelle scarpe gli piacciono ancora di più adesso, perché sua madre gli ha detto di non farlo e capisce, Jerry capisce che questa cosa è diventata un tabù. Non comprende bene perché, perché dice, Oh, sono cosine da femmina, mia mamma mi sgheda perché non sono una femmina, non capisco il senso. Quindi non se ne sbarazza, anzi, diventa una cosa che lo attrae ancora di più perché, appunto, c'è il gusto del tabù. E ogni volta che la madre non è presente, lui tira fuori queste scarpe e se le mette. E ricomincia a camminare, a a usarle, a toccarle, a giocarci e insomma comincia a sviluppare una sorta di fissazione, fascinazione per queste scarpe e possiamo considerarle le scarpe un po' come una sorta di uh, oggetto transfert cioè dove lui proietta un po' di se stesso all'interno di queste scarpe si sì, è Peppe Fetish d'oltroceano, il Peppe Fetish killer fortissimo per cui insomma lui rimane con le sue scarpe e le ama tantissimo però un giorno la madre guarda sotto il letto e scopre che lui ha nascosto queste scarpe l'altro le ha messe dentro delle scatole in modo che non si trovassero ma lei le ha trovate lo stesso e ha una reazione davvero esagerata cioè perde completamente la testa la mamma di Jerry lo picchia selvaggiamente, lo sbatte contro i muri, gli fa tantissimo male Porino e poi a un certo punto lo prende, prende queste scarpe e dà fuoco alle scarpe davanti a lui proprio per dimostrargli che quelle scarpe erano qualcosa di sporco, di sbagliato. Dentro la scatola da scarpe, no, dentro più scatole comunque. No, gli, vuole, gli vuole manifestare la sua profonda disapprovazione verso eh, una cosa che lui aveva imparato ad amare. E gli dice che addirittura è una cosa sporca, che è sbagliata che non la deve fare, no? Ora, quando un bambino proietta un po' di gioia, un po' di sé, un po' di affetto verso un oggetto, e qualcuno distrugge quell'oggetto è come distruggere una parte di quella persona, cioè è come strappargli un braccio, ok? Cioè, questa è la sensazione. Quindi, Jerry Sta malissimo davanti a una cosa di questo tipo, anche perché inconsciamente, come vi ho detto, ne era attratto proprio per l'approvazione della mamma. Poi è diventato una sorta di: No, lo tengo per proprio, perché so che ti dà fastidio. Ora, questo gesto che ti spacca il cuore, esatto, Mock, tu capisci? So che capisci. Um, questo gesto non solo ha fatto incancrenire tantissimo il piccolo Jerry che, per quanto fosse un bambino di 5 anni, aveva cominciato a covare una rabbia per sua madre terribile, cioè violenta, la voleva, già sognava di ammazzarla, sua madre, ma gli fa aumentare ancora di più la fissazione per le scarpe. Perché, cavolo, eh, cioè, tu mi hai tolto una cosa sulla quale io ho proiettato amore, quando ero con le scarpe stavo bene, adesso non ho più una gioia, almeno voglio tornare a potermi boh, passare il mio tempo con le mie scarpe, no? E in più c'è anche il gusto del proibito, ovviamente, cioè fare qualcosa che la mamma proibisce, ma che lui, verso cui lui sente un'attrazione che neanche si sa spiegare, quindi c'è tutta una sorta anche di... Diciamo uh, un po' di pensiero magico dietro, no? Ma quando da un videogiocatore dipendente si toglie la console. Eh, sì, dipende ovviamente da quale significato il videogiocatore ha dato alla console, però più o meno sì. Que secondo voi, i primi pruritini di Jerry a cosa erano collegati a questo punto? Alle scarpe. Ora, molti di voi diranno, ma era un feticista dei piedi? Lui era un feticista delle scarpe, cioè era proprio fissato con le scarpe col tacco. Poi, se queste scarpe erano indossate da dei piedi, erano ancora più belle, no? Perché insomma erano riempite dal piede, che quindi migliorava le scarpe. Non le scarpe miglioravano il piede, ma il piede migliorava le scarpe. Quindi lui amava la scarpa, in realtà, proprio la scarpa. No, i poster Durand Duran, no, Grace. No, mi dispiace. Da piedini a scarpini. Eh, esatto. <ride> Comunque. E quindi niente, lui comincia subito a sviluppare desideri sessuali nei confronti delle scarpe e in alternativa sogna eh, una sessualità, insomma immagina una sessualità con eventuali partner donne, ma sempre eh, con fantasie estremamente violente. Cioè... Già da piccolino lui sognava di fare del male alle donne e con questo si, si eccitava, insomma aveva i suoi primi pruriti, quindi abbiamo capito che già a 12-13 anni lui aveva le idee chiare su quello che sarebbe stato il suo futuro, diciamo. Poi, quando nel 55 Jerry ha 16 anni, scopre un nuovo hobby, una nuova passione. Diventa un ladro di mutantine. Allora, lui, praticamente, ci capito come quelli. quegli anzianotti, non lo so, quei, quei personaggi anziani dei cartoni giapponesi che diventano tipo super viscidi e vanno a rubare la biancheria, una cosa del genere. Comunque, <coughs> anni fa un tipo era fissato con le scarpe e voleva assolutamente provare le mie. Ah, guarda, ce, ce ne sono, ce ne sono. Ovviamente non ho. Oh. Mi raccomando, non andate a pensare che feticismo per le scarpe è uguale serial killer oppure killer no! Cioè, c'è un mucchio di gente che ha un feticismo per le scarpe, e anzi, direi quasi tutti, e si limitano al feticismo per le scarpe, non hanno bisogno di andare ad uccidere. Ovviamente qui siamo davanti a un quadro di, 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 di personalità uh, deviatissimo. Cioè, il feticismo per le scarpe è quello che lo spinge a compiere determinate cose, ma sicuramente dentro di lui c'erano delle forze differenti, c'erano c'erano dei mostri assurdi. Ok, quindi nel 55 Jerry che ha 16 anni scopre che i suoi vicini di casa, insomma, sono cambiati i suoi vicini di casa e arriva una famiglia con due figlie adolescenti. E lui queste figlie adolescenti le trova molto attraenti, per cui passa le giornate a spiarle dalla finestra. Ma in particolare è interessato a vedere quando loro stendono la biancheria, perché la vorrebbe prendere. Quindi sta lì a fissare la biancheria, perché poi dalle scarpe è passato anche un po' alla biancheria intima femminile, che poi alla fine ha sempre quello, è sempre quello il significato. È un simbolo di grande femminilità. Sia la lingerie, che la lingerie che le scarpe col tacco, no? Quindi a un certo punto non si accontenta più di spiare col binocolo quando loro vanno a stendere le mutandine, ma decise di passare all'azione. Basta, io voglio le vostre mutandine, quindi parte di nascosto ovviamente, magari di notte, e poi va uh, dove sono stesi i panni e ruba la, la lingerie delle, delle ragazzine. Comunque lui comincia a rubare sta biancheria ed è contento perché lui torna a casa con la sua biancheria delle, cioè, sua, quella delle vicine e eh, comincia a farsi gli spippettini no? cioè è tutto felice di farsi le pippettine con le mutandine della vicina mm, non c'è cosa più divina che farsi le pippettine con le mutandine della vicina adoro fatto sta che Jerry era un tipo un po' strano, lui avrebbe voluto fare all'amore con una vera ragazza, ma le ragazze lo schifavano tutte. Sì, September ce ne sono, ce ne sono, sicuro. E a noi non piaceva perché, innanzitutto, era un tipo solitario, come vi ho detto, non ha imparato a relazionarsi ai pari, quindi non era neanche tanto in grado di fare amicizia o di comunque relazionarsi, no? E quindi appare estremamente strano. In più si isola da solo. E sapete che le ragazze, quando un tipo è così, mmm, non è che ci vanno troppo dietro. Lui era uno che il primo passo non lo faceva mai. Loro non erano interessati a lui. E quindi lui si accontenta delle, delle mutandine della vicina. Bene così. Tra l'altro, però, i vicini. A un certo punto si accorgono che qualcuno ruba la biancheria dai loro stendini e fanno denuncia, denuncia contro ignoti perché ovviamente non avevano beccato Jerry, si erano solo accorti che qualcuno rubava la biancheria. E Jerry coglie quest'occasione al balzo perché ehm, si avvicina ad una di queste adolescenti, di queste ragazzine vicine di casa. Egli dice che lui sta collaborando con la polizia per scoprire chi ruba la biancheria e la invita a entrare a casa sua per discutere con lei di questi furti, dirle quello che lui avrebbe visto, eccetera eccetera. Quando lei entra, lui la saluta, dice "Oh ciao zia, aspetta un attimo che vado a fare una cosa". Ma in un'altra stanza. Questa è una parte veramente geniale, no? <ride> Ti denunzia per se questo dei tovagliari mazzoletti da taschino, esatto. Ma pure per mutandine, vega, mutandine e calzini, che non, non, non dimentichiamo. Insomma, comunque, lui va in un'altra stanza e indossa una maschera, cioè, tipo, si traveste e mette un, una maschera, no? Poi torna da lei armato di coltello. Da mascherato le punta questo coltello alla gola e le dice: Oh, 16 anni, eh, 16 anni spesi bene. E le dice: Spogliati e adesso spogliati. Come sai fare tu? Scusate, eh, lei impaurita, cede, lo fa, e lui. Comincia a scattarle delle foto. Lei è tutta nuda, poverina. Eh, anzi, le fa indossare delle scarpe. Col tacco, ovviamente. Eh, poverina, tutta nuda con queste scarpe. E gli fa delle foto. Lei è imbarazzatissima, no? Poi, quando ha finito, se ne va. Torna nella stanza di prima. Si toglie la maschera, si toglie tutto. Torna nella stanza dove era la ragazza, che intanto si stava rivestendo e faceva per andare via. E fa: Beh, vai via. Come mai? Cosa è successo? Lei lo guarda tipo, ti droghi e lui gli dice: No, ma guarda che in realtà uno sconosciuto mi ha rinchiuso nel fienile. Cioè, lui voleva far credere a sta ragazza che non era davvero lui quello con la maschera, era un'altra persona. Genio, genio, veramente geniale, devo dire. Comunque. La vicina ovviamente non, non casca nel tranello, non è che se tu ti metti una maschera con i baffi finti e il nasone poi sembri un'altra persona, però comunque non lo denuncia perché è molto spaventata. Nel 1956, un anno dopo, Jerry ha 17 anni e non si accontenta più. Né delle foto della vicina né delle mutandine della vicina e quindi comincia a pedinare e aggredire le donne del suo quartiere. Tra l'altro, il suo hobby era questo: le pedinava, vedeva una che gli piaceva, no? Quindi cominciava ad andargli dietro, la seguiva, e poi a un certo punto la tramortiva con un colpo in testa, questa crollava a terra, dopodiché la soffocava fino all'incoscienza e voi direte. La soffoca per derubarla, per stuprarla, per far magari la uccide. No, lui voleva tramortirle per rubargli le scarpe. Quindi lui praticamente gli dava un botto in testa, strangolava le, portava ad essere incoscienti semplicemente per potergli rubare le scarpe. Ma io mi dico, Jerry, no? Cioè è proprio vero che non hai imparato a relazionarti con nessuno? Bastava andare lì e dire. Oh signorina, senta, potrebbe regalarmi per caso le sue scarpe? Perché avrei l'istinto di tramortirla con una trave e poi soffocarla. Magari se mi dà le sue scarpe non lo faccio. Cioè, un po' di ricerca del compromesso, Jerry, no? Cioè, proprio dritto così, senza via di, 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 di mezzo, non mi sembra. Tra, esatto, non potevi andare a comprarle? Guarda, Isabel, questo fa di te una persona babbana. <ride> Perdonami, ti prendo in giro. Non comprendi il gusto della scarpa usata, devi andare a... Um, guardarti un po' di video di Peppe Fetish secondo me, così capisci il gusto, perché la scarpa deve avere l'odore del tallone, capito? Deve sapere di sudore e soprattutto deve avere quei, quei schifini neri che sono pelle morta che rimane appiccicata sotto, no? Soprattutto se hai la suola in cuoio. Così poi dopo puzza ancora di più. Cioè, cioè devi sapere di formaggio un pochino. Non avete frequentato i gli... luoghi di, di cacciocavallo. Esatto, esatto. Dovete frequentare più fetticisti dei piedi, secondo me. Un giorno lui dà un passaggio a una ragazza del posto che lo conosceva superficialmente ma era rimasta a piedi quindi gli chiede un passaggio. All'epoca farsi dare passaggi da gente che avevi visto anche solo una volta nella vita era... insomma, era normale. Il problema è che lui la carica in macchina, ma al posto di riaccompagnarla a casa sua si ferma in una fattoria deserta. Qui la fa scendere dalla macchina e le ordina di spogliarsi. Lui è sempre così: adesso spogliati! Lui sempre così inizia, no? E la minaccia con un coltello. Lei però si rifiuta, è coraggiosa, si rifiuta e Jerry perde la brocca e comincia a picchiarla fortissimo perché per lui non ci sta proprio l'idea che eh, la donna le, gli disobbedisca o comunque vada fuori dal suo controllo cioè lui deve controllare, no senza maschera ma vedrete che ogni suo agito, cioè ogni cosa che lui fa alza sempre di più l'asticella e ne capirete che è sempre più spavaldo, no? Insomma, la picchia fortissimo e mentre la sta picchiando, fortunatamente passa una coppia in auto che vede la scena. Quindi chiamano immediatamente la polizia e lui viene arrestato. Lo interrogano e lui confessa tutto. Tra l'altro, fanno una perquisizione in casa sua e trovano tantissime scarpe con il tacco. Trovano la biancheria rubata alla vicina. Quindi, finalmente abbiamo risolto il cold case di chi ha rubato le mutandine alla vicina. E trovano anche la sua fotocamera con tanto di foto dell'appunto vicina di casa denudata e tutto quindi forse le accuse vanno un pochino oltre dal ladro di biancheria gli investigatori infatti chiameranno anche la vicina di casa per interrogarla e chiederle un po' com'è andata questa aggressione a questo punto si rendono conto quando lei racconta cosa è successo c'è stata la cosa della maschera poi fare finta di non essere di nuovo tu eccetera quando sentono il racconto della ragazza si rendono conto di avere a che fare con un adolescente non solo problematico, ma con delle turbe eh, psichiche, con dei disagi mentali gravi. E quindi non lo arrestano per metterlo in carcere, ma lo mandano direttamente all'ospedale statale dell'Oregon per fare delle analisi e eventualmente delle cure psichiatriche, no? Eh... <ride> ciao a tutti, ciao a tutti quelli che sono. Mao, oh, stasera! Non si vede? Non so, secondo me è fuori da qualche vicino. La gita nonostante prima exploit in qualche, di qualche comportamento. Uh, sì, è un exploit di qualche comportamento, ma in effetti, cavoli, questo è. <ride> questo è quello che succede qua. Comunque. Lo mandano in questo ospedale. Per curiosità, vi dico che l'edificio di questo ospedale dove lui viene ricoverato è lo stesso dove hanno girato il film Qualcuno volò sul nido del cuculo. Insomma, quando è lì dentro, Jerry parla con gli psichiatri e è molto sincero con loro perché, probabilmente, anche lui ha compreso di avere un problema e finalmente qualcuno sta cercando di aiutarlo. Quindi lui vuole farsi aiutare ed è collaborativo. Infatti, racconta tutto e dice che ha una fantasia numero uno. Cioè la sua fantasia che lo eccita di più al mondo, che è questa. A lui piace immaginare di avere una prigione sotterranea in cui segregare tutte le ragazze che lui rapisce. Quindi vuole rapire le ragazze, mettere dentro una prigione sotterranea. E il suo gusto supremo è quello di. Entrare quando vuole in una di queste celle, prelevare una di queste ragazze e fargli quello che vuole quando vuole. Bene. Questa è una bellissima fantasia, devo dire già notevole. Comunque, nonostante lui racconti di queste fantasie di segregazioni, rapimenti, stupri, cose, i, eh, gli psichiatri che lo stanno visitando non si allarmano particolarmente e non prendono nessun provvedimento rispetto a ciò: cioè, pensano. Ma sì, ma so fantasie, cioè mica che poi lo vuole fare veramente, solo se lo immagina e vabbè, ognuno ha i propri pensieri zozzettini. Tra l'altro gli permettevano di passare la giornata fuori dall'ospedale e di rientrare soltanto la sera, infatti lui andava a scuola durante il giorno, stava fuori il pomeriggio e poi tornava la sera in ospedale. Ehm... E poi ovviamente quando tornava lo interrogavano chiedendogli che cosa avesse fatto durante la giornata e a lungo andare dopo nove mesi concludono che in realtà Gianni non sta soffrendo di nulla di permanente. Cioè non è una, una malattia, non è un disturbo permanente il suo, ma è una fase. Ciao Gatta buonanotte. <ride> È una fase. C'è cioè, degli psichiatri che prendono uno come Jarry Brodos con... che lui gli ha raccontato tutto. Sincerissimo in tutto quello che ha provato, sincerissimo in tutto quello che desidera. Lo hanno arrestato mentre stava stuprando e picchiando una ragazza a 17 anni. E i psichiatri concludono con: Ma sì, ma è una fase. Ma eh, beh, eh, passerà, certo. <ride> che vuoi che sia, no? <ride> Vabbè, a posto. Quindi a gennaio del 57, dopo solo nove mesi di ricovero in ospedale, gli psichiatri lo dimettono con una diagnosi. Lui soffre, soffrirebbe, secondo questi psi psichiatri, di un disturbo di personalità. E qua non ci arrivate perché questo è raro schizotipico quindi eh, alcune fonti dicono che eh, parlano di schizofrenia in realtà si sbagliano, non era schizofrenia perché fosse stata schizofrenia lo avrebbero tenuto lì, non avrebbero detto è una fase, vai pure nel mondo eccetera, no gli, gli, gli diagnosticano un disturbo di personalità schizotipico che ha degli aspetti in comune con la schizofrenia, ma è molto più lieve. Adesso ve lo spiego alla belle meglio. No, allora, vi, vi racconto un po' che cosa implica il eh, da manuale, eh, che poi non era lui, ma da manuale, che cosa implica un disturbo di personalità schizotipico. Allora, le Persone che soffrono di questo disturbo solitamente schifano i rapporti sociali. Nel senso che non hanno amici stretti o confidenti, sono molto a disagio nel relazionarsi con le persone, nel momento in cui devono farlo, lo fanno, ma non è una cosa che ricercano perché hanno bisogno di socialità, non è una cosa per cui soffrono non avere amici, a loro va bene così. Anzi, hanno tantissima ansia sociale e hanno questo grande sentimento di eh, non far parte del contesto sociale mai. Cioè, si sentono estremamente diversi eh, nei confronti degli altri. Oh mio Dio, sto parlando di me! Eccala, eccala. Ecco, però, in più. Hanno un certo distacco dalla realtà, cioè, come sapete, schizofrenia, nella schizofrenia ci sono degli episodi psicotici dove c'è un totale distacco dalla realtà e eh, il soggetto non riesce a distinguere quello che è reale da quello che non lo è e che sono le sue allucinazioni, no? In questo caso abbiamo un distacco sì dalla realtà, ma non così netto, non così profondo. Cioè, non sono per forza delle allucinazioni che non ti fanno comprendere qual è la realtà o meno, ma diciamo che danno un'interpretazione degli eventi e della realtà che hanno davanti, diversa da quella che avrebbe più senso, insomma. Cioè, per esempio, eh, hanno idee di riferimento. Le idee di riferimento in psicologia sono quando un soggetto interpreta un episodio quotidiano come se avesse un significato speciale per se stesso o per gli altri o per la sua religione. Qui io tra l'altro ho pensato: ma quanti ce ne che hanno questi che hanno questi pensieri? Quindi boh, idee di riferimento per, per me è tutto normale, io ne ho tantissime di idee di, di riferimento, quindi forse so, 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 sono più pazza di quello che penso. Comunque, possono anche essere molto superstiziosi, possono cadere nella paranoia e addirittura pensare di avere degli... Insomma, degli speciali poteri paranormali di poter essere mago, di poter prevedere gli eventi, uh, fare appunto premonizioni o leggere addirittura nella mente altrui. E anche se eh, le persone intorno gli dicono: guarda che quello che, che tu dici non ha senso, guarda che l'hai interpretato male, non è così, loro sono comunque convinti della loro visione quindi in questo, diciamo, hanno poco attaccamento alla realtà. Ma, ragazzi, con questa lettura, questo si chiama pensiero magico in psicologia. Cioè, con questa lettura mettiamo nella categoria delle persone fuori di testa un sacco di altre persone che invece semplicemente credono fermamente in qualcosa. E sinceramente qui il confine è molto labile, cioè la psicologia non. Um, come dire, non vuole essere scientifica, quindi tante volte si scontra poi con pensieri magari più uh, new age o magari più legati alla, alla religione, no? Appunto. Appunto can. Appunto. Comunque diciamo che sono pensieri assolutamente disorganizzati quelli di questo tipo di persone in più vengono descritti come soggetti particolarmente stravaganti ed eccentrici uh, spesso parlano in modo strano usano neologismi parole che si inventano loro uh, usano un ordine delle parole all'interno delle frasi particolarmente strambo ma questo è proprio perché non hanno uh, l'abitudine a interagire con uh, altre persone in realtà e si vestono in maniera molto bizzarra, molto eccentrica, perché semplicemente loro seguono quello che hanno voglia di fare e se ne sbattono del giudizio esterno. Sinceramente, io sul disturbo schizo tipico, vi dico la verità: sarò ignorante. Ma a me piacciono questi soggetti qua, cioè non li metterei nei disturbati, li metterei nei migliori amici della vita che vorrei. Però hanno anche dei difetti, però hanno anche dei difetti. Perché queste persone cadono molto facilmente nel sospetto e nella paranoia. <ride> Vabbè, andiamo avanti. Possono avere anche dei difetti questi soggetti, perché come vi dicevo possono diventare estremamente sospettosi e paranoici con i loro pensieri e le loro interpretazioni sempre autoreferenziali o magari pensieri magici e cose. Se succede qualcosa di brutto, magari pensa che sia qualcuno che complotta contro di loro, insomma, diventano facilmente paranoici. E se si fissano su una persona che pensano che sia quella a fargli del male, a mandargli le sfighe, i malocchi le cose, possono diventare davvero molto, molto uh, cattivi. Cioè, possono essere davvero persecutori nei confronti di quella persona. Anche se quella persona in realtà non c'entra niente, è solo una loro visione delle cose. Ecco, come vedete possono avere dei difetti. <ride> Comunque, nonostante questa diagnosi di disturbo schizotipico con tutte le insomma, la descrizione che ne abbiamo fatto, gli psichiatri concludono che non rappresenta una minaccia per la società, ma soltanto per le scarpe, e quindi lo mollano nel mondo e diranno: povere scarpe che verranno rubate e amate. Così tanto come non sarebbero mai state amate da nessun altro se non da Jerry. Jerry quindi torna a casa e finisce il liceo. Lui, tra l'altro, aveva un talento incredibile, anche se non studiava un cacchio, perché non studiava, però aveva questo talento naturale per l'elettronica. Quindi poi lui si diplomerà come tecnico eh, elettricista, tecnico elettronico, tecnico elettronico, vabbè, non lo so, tecnico elettrico. Il tecnico elettrico però secondo me c'ha anche la presa. Vabbè, lasciamo perdere. Quel settore lì, il settore dell'elettronica. Comunque, siccome non era motivato, non studiava un cavolo di niente, lui si diploma col voto più basso di tutta la scuola. Quindi, shame on Jerry! Nel 59, non essendo riuscito a trovare lavoro, nonostante fosse bravo, si arruola nell'esercito, perché è l'unica cosa che gli resta da fare. E viene trasferito in California. Anche nell'esercito ovviamente non è che la sua passione per le scarpe o per il fare del male alle donne gli fosse passata, anzi, anzi, lì non può sfogarla anche perché non è che vede molte donne e diciamo che si chiude, si perde un po' nel suo mondo, nelle sue fantasie, si isola, ogni tanto parla con... I colleghi, però, insomma, pare parecchio strano perché parla di argomenti che a loro, insomma, <ride> che interessavano più di tanto. Alla fine attira l'attenzione, eh, la sua strambità, diciamo, la sua stranezza, attira l'attenzione degli psichiatri eh, militari e quindi uno di loro decide di analizzarlo per verificare se era adatto a rimanere ancora nell'esercito o meno, visto il suo comportamento. Presto però, Jerry, sempre dal suo capanno sgangherato dove aver relegato sua madre, ricomincia a rubare le scarpe e la biancheria intima, perché ovviamente i suoi impulsi si fanno sempre più pressanti. Non riesce, tra l'altro, ad avere una ragazza, cioè ricordiamoci che lui è arrivato ad avere 20-21 anni ed era ancora vergine. Quindi per riuscire a. Che non è un problema, ragazzi. Eh? Cioè, nel senso va benissimo così. Per l'epoca era un problema. Per lui soprattutto era un problema visto che aveva questa sessualità dirompente, no? Che doveva sfogare a tutti i costi. E quindi ricomincia anche ad aggredire le donne perché in qualche modo c'ha ha questa pulsione irrefrenabile. Ok. Una volta pensate che ha pensato bene di rapire una donna in pieno giorno, cioè. Ci ha provato. Lei lavorava in una compagnia telefonica e stava tornando in ufficio dalla sua pausa pranzo. Quindi lui la incontra. Poi, in pieno giorno, stava attraversando una zona, diciamo, parco più o meno, non c'era molta gente lì intorno, anzi penso nessuno. Comunque, lui cerca di afferrarla. Lei oppone resistenza. E lui arriva a strangolarla fino a che lei, poverina, non perde i sensi. E anche questa volta lui prende le scarpe e scappa. Vedete, presente prendi i soldi e scappa? No, lui prende le scarpe e scappa. Quindi, bene così, perfetto. Come avrete notato, ormai era diventata una compulsione, cioè un comportamento che lui deve reiterare perché ha questo, posso, questa pulsione irrefrenabile che non riesce a frenare e quindi deve assolutamente rubare scarpe o aggredire donne, eccetera. Dammi le scarpe e ti uccido, esattamente. Però ormai non gli bastava più perché voleva un contatto con il corpo della donna. Era ancora vergine, come vi ho detto, non riesce a interagire con le donne, non riesce a provarci e quindi non, eh, eh, non sa bene come soddisfare i suoi istinti. Ma ha una grande fortuna il nostro Jerry perché lui lavorava come tecnico in una stazione radio, eh, come tecnico elettronico a questo punto, penso in una radio locale e un suo collega. Santo collega, quel suo collega gli procura un appuntamento con una ragazza di 17 anni che si chiama Ralphine. Ralphine sarà la prima esperienza positiva di Jerry con una donna perché Jerry per la prima volta viene coinvolto in una conversazione con una persona che è davvero interessata ad ascoltarlo. Riesce a eh, si, Ralfina, ragazzi, si chiama Ralfina, che devo dire? Eh, riesce mh, a interagire con lei, si sente apprezzato, uh, ridono, stanno bene. Lui tipo, oh mio dio, non ci credo. Quindi le donne hanno anche una personalità. Oh mio dio, le donne sono persone! Wow! Già scopre l'amore. Lui ha 23 anni, lei ne ha 17. E Ralphin alla fine si innamora perdutamente di Jerry. Lei perde la testa per Jerry perché ai suoi occhi Jerry è un ragazzo responsabile e benestante. E tra l'altro lui con lei si dimostra davvero molto romantico e molto affettuoso. Cioè non, non le fa delle cattiverie, non, non la tratta male, non la maltratta, anche se dentro di sé lui odia le donne, no? E quindi lei. Perde la testa per lui. Adesso vi faccio vedere una bellissima foto di loro due insieme che tra l'altro staranno insieme fino all'arresto di lui, no? Lei, io la vedo molto felice, comunque Ralfina, cioè, secondo me, era davvero innamorata persa di, di Jerry, e si vede che proprio trasuda felicità da tutti i porri <ride> Esatto. È l'immagine della felicità e dell'amore. Ok, <ride> comunque capirete anche perché, perché a un certo punto lì Ahimè, finirà. <coughs> non le rubere le scarpe. No, non ha bisogno di rubarle le scarpe perché lei... Eh, insomma, vanno, poi andranno a convivere. Quindi lei le tiene in casa di lui le scarpe, non ha più bisogno di rubarle. Sono già in casa sua. Detto, credibile. L'amore fa miracoli. Infatti. Infatti, Ralphine fa talmente tanti miracoli, l'amore fa così tanti miracoli che, insomma, Ralphine rimane incinta esce il, 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 il bambino, ma prima che il bambino esca, chiaramente i genitori di entrambi, eh, nonostante lei fosse molto giovane, eh, però è rimasta incinta, quindi come si faceva negli anni 60, loro sono costretti a sposarsi, costretti tra virgolette, perché comunque si, si amavano ed erano anche contenti di sposarsi entrambi all'epoca, no? E quindi nella primavera del 62 convolano a nozze. Che poi, tra l'altro, mi, mi viene in mente quando dico convolano, non mi immagino questi due che entrambi con le ali volano. Anzi, hanno un'ala uno, un'ala l'altro, stanno attaccati così e con, convolano verso il luogo del matrimonio, comunque niente. Allora, all'inizio della relazione lui aveva 23 anni, sì. 23 anni ha perso la, la verginità a 23 anni ragazzi è normalissimo per l'epoca era eh, un'età molto avanzata oggi vi dico è normalissimo con volano sul nido del cuculo esatto con le piume del cuculo smetti la buga va bene <ride> la smetto subito no in questa foto non hanno 23 anni in questa foto sono già sposati da tempo eccetera stanno insieme tanto eh comunque Ralphine va detto è innamorata e all'inizio asseconda tutte le richieste e le fantasie sessuali di Jerry che man mano diventa sempre più autoritario e ordinante nei confronti della moglie cioè eh, per esempio la grande fissazione di Jerry era quello di obbligare sua moglie a fare le pulizie e cucinare completamente nuda ma ovviamente indossando delle scarpe con i tacchi alti e lui, comunque, con queste cose qua, no? Facendo i giochi insieme alla moglie, eh, vero che lui si comportava molto da padrone e lei doveva obbedire e fare la schiava, no? Però per i primi anni, anzi fino al, 60, fino al 68, quindi per ben sei anni. La relazione appaga completamente tutte le fantasie e le pulsioni di Jerry. Quindi laddove ci fosse un consenso, cioè mettiamo che facessero una, avessero una relazione BDSM con il consenso da parte di, entrambe, di entrambi, cioè a lui piace ordinare ma a lei piace sottomettersi sarebbe andata bene così, cioè sarebbe stata la, la relazione che funzionava e non avrebbe mai portato lui poi a diventare un, un aggressore di donne. Il problema qui è che la, la cara Ralphin, per quanto innamorata, non è che le piacesse tanto essere sottomessa ed essere trattata come una schiava. All'inizio lo fa perché vuole assecondare lui, perché è innamoratissima ma anche perché era senza esperienza, cioè lei non conosceva il sesso, non conosceva gli uomini, quindi inizialmente pensava che il sesso fosse così per tutti. Poi comincerà a parlare con varie amiche, a confrontarsi con altre donne e scopre che non era proprio quello che <ride> doveva essere, no? E quindi lei prenderà coscienza e quello sarà il momento di rottura. Immagino che comunque lui poi si sarebbe stancato e avrebbe cercato altre. Ma sai Edo, questa è una storia particolare perché lui in realtà è felice con lei, facendo cose malatissime, ma è felice con lei e non va a cercare altro finché lei non si oppone a lui, cioè finché lei non smette di dargliela sostanzialmente dicendo che non vuole più fare quelle cose. Infatti, adesso ci arriveremo. Comunque in tutto questo Ralph Finn ha un grandissimo divieto. Lei non può entrare nel laboratorio di Jerry. Jerry ha un laboratorio nel suo seminterrato dove ha questa camera oscura dove sviluppa le foto. Tutte le foto che fa a lei e ragazzi, per sei anni fa le foto soltanto a sua moglie, nuda. Uno dice: cavoli, uno che ha queste possessioni, a queste, queste cose: di aggredire le donne, rubare la biancheria. È strano che diventi monogamo, invece no, perché lei. In qualche modo gliele, gliele faceva vivere e quindi lui è diventato fedele a lei perché lei gli permetteva no, di, di vivere le sue, le sue pulsioni prima che la trattava come una schiava, perché era quello che voleva: una schiava. Ma non era un gioco sessuale, lo faceva tutto il giorno. Infatti, insomma, in questo laboratorio era pieno di foto di Ralphin nuda o con uh, l'abbigliamento sexy che Jerry uh, aveva rubato in passato, perché la faceva vestire anche con quella lingerie che lui diceva di aver comprato, ma in realtà l'aveva rubata anni prima. Comunque Jerry effettivamente è felicissimo, cioè i primi sei anni di relazione lo, lo rendono un uomo appagato, e uh, trova in Ralphine la sua bambolina schiavetta prigioniera perfetta. Quindi dice, wow! Cioè io so, so proprio l'uomo più felice della Terra, perché poi lei è molto docile, molto sottomessa. Però, come vi ho detto, Anna certa comincerà a prendere un po' di autocoscienza, perché innanzitutto eh, Jerry spesso perde il lavoro e loro sono costretti a spostarsi continuamente, quindi anche il figlio, che poi diventeranno due... Uh, anche questi bambini hanno avuto lo stesso problema uh, del papà gradualmente. Uh, Ralphine, insomma, comincia a fare delle amicizie con le altre mogli, con le altre desperate housewives. E quindi si rende conto che quello che le chiede il marito non è per niente rispettoso nei suoi confronti. E a quel punto, pian pianino, comincia a mettere dei paletti, comincia a dire: No, basta, io non voglio più cucinare nuda. No, basta, io col cazzo che porto tacchi tutto il giorno fammi mettere le mie ciabatte. No, basta eh, che mi leghi, mi picchi e mi fai le cose. Basta non usarmi gli alluci. Smettila, io non ci sto più a queste cose. E quindi a questo punto Jerry cercherà altri modi per appagare le sue fantasie sessuali. Inizialmente, pensate, non la voleva tradire. Non la voleva tradire al punto che ha detto... Mia moglie non fa, esatto, sacre ciabatte, Edo. No. Mia moglie non fa quello che mi eccita. Perfetto, lo faccio io. Quindi lui si metteva nel suo laboratorio, si vestiva da donna e faceva esattamente quello che voleva che facesse la sua moglie. E poi si fotografava da solo, poi si riguardava da solo. Nelle foto e così era contento e appagato, no? Ma vedete lui, cioè, me questa cosa qua mi ha colpita molto: cioè, il fatto che comunque cerca di rimanere all'interno della relazione e non andare a fare dei patatrack fuori. Tra l'altro lui adora vestirsi da donna e prenderà questa abitudine fin, dai, insomma, fin dalla prima giovinezza di portare sempre sotto i vestiti biancheria femminile, di seta preferibilmente, perché, eh, perché gli, piace, gli piaceva così sentirsi un po' più, un po più femminile. Ora, io questo credo che sia il cosiddetto travestitismo, però non sono molto esperta in questo ambito, nel senso che non c'è una disforia di genere. Ovvero non c'è un, come per esempio Ed Ginn, che invece aveva proprio una disforia, cioè lui avrebbe voluto essere donna appunto, anzi avrebbe voluto essere sua madre in particolare. Eh, diciamo che Jarry ha sviluppato questa attrazione verso scarpe e biancheria proprio perché erano un tabù da parte di sua madre e perché erano di quelle cose che lo rendeva mm, in qualche modo schifoso. Però lo sapeva solo lui, no? Cioè nel, nel suo intimo c'è lo schifo, che lui sa che fa schifo, però ha ah, questo fascino del tabù, del proibito. Eh, in qualche modo mm, lui diventa ciò che vorrebbe proprio per anche appagare questa sua mancanza che non ce l'ha. Tra l'altro, una delle cose che lui vuole di più sulle donne è il controllo. E quando non puoi controllare qualcosa nella sua testa lui dice "Non posso controllare le donne, però io posso controllarmi. Io posso esaudire ogni mio desiderio, no? Mi appartengo, ho la volontà, quindi se io divento in qualche modo la donna che vorrei controllare, è come se la controllassi, perché ne vesto i panni. Lo so, è un ragionamento un po' strano, però non so se siete riusciti a comprendere un pochino il comportamento. Era un crossdresser? Secondo me sì. Secondo me era un po'. era crossdresser o oh, travesti, tra, tra, travestitismo. Non, non stringe le balle a un uomo. Guarda, bisognerebbe chiederlo a lui. La seta è piacevole. Eh, la seta... La seta... Sì, è un buon gustaio, effettivamente. Aveva una sua etica monogama. Sì, per un certo periodo l'ha anche mantenuta. Lui, a una certa, non si accontenta più nemmeno di guardare le sue stesse foto in cui si veste da donna e fa quello che vorrebbe. Quindi comincia a seguire, pedinare le donne che gli piacciono. E quando scopre dove abitano, lui proprio le pedina anche tutto il giorno, finché queste non tornano a casa. E quando scopre dove abitano, poi gli ruba la biancheria dagli stendini. Quindi ha ricominciato a rubare mutandine. E... Tra l'altro, questa cosa del rubare la biancheria a una donna che... Tu non puoi avere o comunque magari ti ha rifiutato perché non sappiamo, probabilmente in determinate condizioni lui ha anche approcciato qualche donna che lo avrà rifiutato. Il prendere la biancheria e le mutandine è un modo per andare oltre il tuo consenso. Cioè, tu mi hai detto di no? Ah sì, allora io prendo la tua roba. Perché comunque in qualche modo ti ho, no? Ti, ti rubo una, una cosa, visto che tu mi hai detto di no, io ti rubo con, con l'inganno. C'è anche questa morbosa volontà di avere chi ti rifiuta. Che chi ci ricorda? A ah, mammina cara, a ah, mammina cara che non l'ha mai voluto. E qua arriva una nuova esperienza nella vita di Jerry. Un giorno... Era per strada nel centro di Portland e qui vede una bella ragazza e comincia a seguirla, come al solito. La segue per un paio di isolati, lei prende l'autobus e anche lui salirà sull'autobus per seguirla. Lei scende e arriva fino a casa sua. Lui si nasconde, la osserva, entra nell'appartamento, insomma guarda un pochino le luci che si accendono e si spengono e aspetta che lei vada a dormire. Dopodiché... Il nostro Jerry si intrufola dentro casa di questa disgraziata, di questa poverina. E in realtà quello che voleva fare Jerry, siccome lei non aveva steso i panni e lui non aveva voglia né tempo di tornare nei giorni successivi per cercare di capire se lei stendesse i panni, lui entra per rubarle i vestiti dall'armadio e dal comò. Quindi, pian pianino, si avvicina alla camera da letto, non voleva svegliarla, voleva solo... Solo. Poverino, lui no. Voleva rubarle le mutandine, la lingerie eh, da, dall'armadio. Il problema è che però lei si sveglia e lo scopre e comincia a urlare, ovviamente. Lui quindi balza sul letto e le mette le mani al collo per farla tacere, la strangola. E mentre la strangola gli vengono i pruritini perché è sopra di lei, nel letto, con le mani al college. mamma mia! Questa situazione, è situazione! Quindi alla fine decide anche di procedere con la violenza sessuale. E questa è la sua prima violenza sessuale. È il suo primo stupro non programmato. Un così, uno, uno stupro per caso, no? Ma questa roba lo manda fuori di testa perché gli piace tantissimo. E diventa una compulsione, ovviamente. Perché, vedete, alza l'asticella, gli piace tantissimo questa cosa. Vedete come, come aumenta sempre la gravità delle azioni che fa? Cioè, sì, sì, necrofilia ci arriviamo adesso non ha ancora ucciso nessuno. Prima rubo le mutandine. Poi ti faccio le foto, ti rapisco, ti faccio le foto nuda, poi ti lascio andare. Poi strangolo le persone per strada, gli faccio perdere i sensi per rubargli le scarpe. Poi lo stupro. E ovviamente poi arriverà anche l'omicidio, giustamente, no? Perché ci si può mica fermare. Intanto però, mentre lui ha scoperto il sogno dello stupro, nasce il suo secondo figlio. Ma questa cosa ovviamente non lo ferma assolutamente perché ormai è partito per la tangente. La moglie non se lo caga più min minimamente perché già c'ha due bambini a cui star dietro, si è accorta che dire di no no è no, cioè se lei dice di no, il marito non insiste, quindi lei usa il potere del no e bene così, no? Immaginerà sicuramente di avere due cornoni giganti questa donna, però insomma, non c'è una vita sessuale tra di loro, diciamo, e lei va bene così. Jerry comunque eh, ha deciso che stuprare le ragazze gli piace molto. Quindi adesso non più stupri per caso, ma stupri fatti proprio per, per, per stuprare. Quindi decide di attaccare le donne con quell'intento. E infatti poco dopo stuprerà anche eh, altre donne, tra l'altro a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. C'è da dire che eh, lui ha sempre giustificato sua, questo suo comportamento con le continue negazioni della moglie. Perché Ralphine, una volta che ha capito che poteva dire di no, gli diceva di no per qualunque cosa. Ed era diventata molto, come dire, si <ride> erano un po' invertiti i in ruoli, quasi quasi come andava lei in casa. E lui si sentiva quindi, come dire... Sembra più Mogino, arrabbiato. Tra l'altro, con queste donne che gli mettono sempre i piedi in testa, a partire dalla sua madre, no? Quindi andava fuori per punirle tutte, questo bestiaccio. Uh, Jerry, tra l'altro, a un certo punto approva l'ultima carta perché dice: Ma io non voglio rinunciare all'amore coniugale, no? Io voglio riconquistare mia moglie. E cosa fa? Cosa fa, secondo voi, per riconquistare Ralfina? Fa una cena romantica? La porta fuori in vacanza? Le regala una crociera? Non lo so. La iscrive a un corso di ballo? Ebbene, no, no, non la stupra. No, no, la seduce seminando per casa in luoghi semi nascosti in modo tale che lei li trovi un po' per caso delle sue foto. Foto di Jerry vestito da donna con la lingerie, le autoreggenti, i tacchi alti e tutto sexy lui così. <ride> Ma io mi dico come pensi di sedurre tua moglie in questo modo? Io... E lei dovrebbe citarsi... sì, ne nella testa di lui lei dovrebbe citarsi vedendolo così. Il problema è che Ralfina trova queste foto e le ignora. Fa la cosa peggiore che potesse fare. Le ignora totalmente. Quindi lui, lui poverino, c'è cioè proprio... Oh! E quindi è per questo, lui dirà che è proprio per questo che si sentiva costretto a uscire a stuprare le donne. Comunque, perché le ignora? Esatto, The Girl. Eh, ottima domanda. Perché ignora queste cose? Perché... Ralfine è una donna in realtà molto fragile e molto come dire, per benino nel senso che vuole fare bella figura, non vuole avere problemi, non vuole affrontarli i problemi, soprattutto. E per lei sarebbe proprio uomo, è vero, pausa, proprio povereno, eh. Mm. Comunque per lei sarebbe troppo traumatico Affrontare il problema che magari suo marito è uno di quelli che non lo so, uno di quelli strani. Magari è un po' gay, capito? Allora lei è tutta oh! e no, 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 no. Ignorare mettiamo tutta la polvere sotto il tappeto: assolutamente dobbiamo far finta di niente. Che se ignoro il problema, il problema non esiste. Questo era il modo di ragionare di, di Ralfina, per quello si comporta in questo modo. Quindi Jerry, tutto solo e ignorato, si chiude nel suo laboratorio e nel suo mondo di stupri. Fino a che... Fino a che non intraprende la sua carriera da serial killer. Ora qui vi faccio vedere direttamente sia la foto sua che quella delle vittime, così ce l'abbiamo tutte insieme. Ha pensato, ma proprio a me è, eh, tra l'altro, tra l'altro anche quello. No? Così. Ecco, perdonatemi. Un attimo di regia arterio. Ma anche contestualizzata la, menta del, la mentalità dell'epoca, ovvio, ovviamente ragazzi, cioè non siamo nel 2000 e passa, siamo in anni in cui c'era ancora tanto bigottismo, soprattutto rispetto alla sessualità e a forme non, con, non convenzionali di sessualità, diciamo, diciamo così. Comunque, il 26 gennaio 1968 inizia la carriera da serial killer del nostro Jerry Bruders, e eh, la sua prima vittima sarà una ragazza di 19 anni, tale Linda Slawson, che vedete, la ragazza bionda con i capelli lisci e la frangetta, è la prima sulla sinistra. Lei era una venditrice di enciclopedie porta a porta e stava vendendo enciclopedie proprio nel quartiere di Jerry. Linda incontra Jerry mentre lui sta lavorando in giardino, sta facendo giardinaggio. E Jerry, quando la vede, dice: Ma mm che -hmm. fa" Ci piace, ci piace. Quindi Jerry si mostra molto interessato all'enciclopedia che lei sta vendendo, ma in realtà non era davvero interessato alle enciclopedie, ovviamente. Quindi le dice: Ma Linda, dai, entra un attimo in casa così mi, mi fai vedere tutte le tue enciclopedie e vediamo di fare l'abbonamento. Kiwi! Che schifoso! Esatto, infatti la fa entrare in casa e poi le dice: Ma sai, per non disturbare i miei parenti al primo piano, andiamo nel seminterrato, ovvero nel suo laboratorio. Una volta lì, Jerry le si avvicina da dietro, armato di barra di legno, e la colpisce tramortendola da dietro, quindi lei praticamente non si accorge di nulla. Il colpo la tramortisce, la fa cadere, ma non la uccide. Quindi lui, come al solito, le si mette sopra e la strangola. Solo che questa volta non si ferma quando lei perde i sensi, ma continua fino a che non sente il corpo irrigidirsi e lei morire. E questo sarà il suo primo omicidio. E pensate che gianni sia sconvolto? Cioè, la prima volta che toglie la vita a una donna. Cioè, tutti i siri hanno sempre raccontato che la prima volta non si scorda mai no ma lui la uccide lascia lì poi sale di sopra dà dei soldi a sua moglie e dice ma va porta i bambini al fast food dai vi do un po di soldi però io devo fare un lavoro giù e lei va esce di casa quindi ora lui si ritrova completamente libero di poter giocare con questo cadavere. Perché quello che voleva di più era una bambola passiva, era non dover fare i conti con il consenso, che anche sua moglie, che lo voleva, poi alla fine ha cominciato a dirgli di no. Quindi basta queste donne che hanno il potere di dire di no, io, nella testa di Jerry. Le preferisco cadaveri, così posso avere il controllo totale sulla donna e non devo fare assolutamente i conti con il tema del consenso. Sì, sì, erano tutti in casa. E come è possibile? Perché lui le ha dato un colpo con la trave da dietro. Lei ha perso i sensi, a quel punto l'ha strangolata, quindi non ha emesso un suono. Esatto, arriva la necrofilia e il vilipendio. Sì, preparatevi. Perché a questo punto lui tira fuori dai suoi cassetti tutta la sua collezione di lingerie rubata negli anni e la veste con quei capi di lingerie, poi le mette, cioè proprio la cambia, cioè le toglie i suoi vestiti e le mette la lingerie rubata, le mette le scarpe con i tacchi, e poi fa il book fotografico al cadavere della povera Linda. A un certo punto però dice, Oi, adesso io me ne dovrò liberare, no? Di questo cadavere. Però, cavolo, questa, questo piede con la scarpa, questo piede con la scarpa, quanto è bello, quanto eh, mi, mi emoziona, mi pruritini, mi, 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 mi eccita, no? E quindi non voglio rinunciare a questo piede con la scarpa. Cosa farà? Bravi, avete capito benissimo. Prende una sega e le taglia via il piede per tenerselo tutto per sé come trofeo. Che voi direte: come trofeo lo mette in vetrina e lo guarda ogni tanto per sentirsi orgoglioso di se stesso? Ma va là. Lo mette nel congelatore e lo tira fuori ogni tanto per masturbarsi. Ovviamente gli infila sempre la scarpa prima perché lui non ama il piede, lui ama la scarpa quindi questo piede non serviva ad altro che riempire una scarpa capì? enciclopedia, sì no, non lo congela con la scarpa lo congela senza scarpa poi lo tira fuori e lo reinfila nelle varie scarpe che gli vanno immagino t'ha posto, esatto, vale t'ha posto comunque cos'è un garpes? Ah, sarà mica uno di quei giochi sex toys. Allora, io una volta ho visto, scusatemi, adesso vi, vi prego di perdonarmi per l'immagine orribile che vi sto per dare, ma esiste tra i sex toys in commercio un sex toys fatto esattamente così. È un piede, è un piede tagliato, cioè esattamente come l'avrebbe tagliato Jared Brudos. Ma al posto del Moncherino c'è una fica di gomma. Quindi il soggetto che vuole usare e divertirsi in questo giochetto, praticamente, per il Moncherino e... Ma c'è un gatto! Ciao! Non hai fatto Mao? Non ti ho sentito! Quando è arrivato, ragazzi? Non l'avevo mica visto! Non l'avevo visto! Ciao Mao! Perché non parli? Cosa è successo? Taglia il piede, mette nel congelatore, eccetera. Ma il giorno stesso, a notte fonda, quando tutta la famiglia uh, sta dormendo, cioè sua moglie e i suoi due figli, Jerry carica il cadavere di Linda nella sua auto e lo butta nelle acque del fiume Long Tom, cosa che farà con tutti i corpi delle donne che ucciderà. Ma prima di gettarla nel fiume, per assicurarsi che vada a fondo, quindi non venga a gara il corpo e non venga subito scoperto, la lega con una corda a una trasmissione per auto. Lui tra l'altro utilizza sempre questi pezzi di motore dell de delle auto per eh, appesantire i corpi che butta nei fiumi. Comunque, il giorno dopo i familiari di Linda ovviamente cominciano a cercarla, denunciano la scomparsa, ma la polizia non trova nessun indizio. E intanto Jerry si sta godendo il suo piede, e questo piede lo accontenta per ben 10 mesi ora. Io non so eh, come riuscisse a mantenerlo. probabilmente nel congelatore si manteneva bene. Non lo so, non ho mai tenuto un piede in un congelatore, magari poi, cioè, non si sa mai nella vita, però comunque eh, gli dura 10 mesi, dopodiché, eh, insomma, se ne deve liberare, lo butta. E ricomincia ok da lunga conservazione è un po' come il formaggio, no? Ecco, assistiamo. In questo momento, al cosiddetto periodo di raffreddamento, dai, chicca di criminologia, periodo di raffreddamento, quando si parla di serial killer, è quel periodo in cui il serial killer si sente appagato dopo aver fatto un omicidio e non ha bisogno di ripetere immediatamente l'esperienza, perché l'esperienza lo ha appagato. E solitamente succede questo. Il periodo di raffreddamento, man mano che il killer commette degli omicidi, diventa sempre più breve. Quindi è un po' come la droga: eh, l'astinenza ti porta, cioè, come dire, l'astinenza arriva sempre prima. E quindi hai sempre più bisogno, in modo compulsivo, di assumere un'altra dose a tempi sempre più brevi, da una dose all'altra, no? e quindi eh, inizialmente sono dieci mesi e lui riesce a star buonino quindi per quasi un anno in questo periodo Jerry si trasferirà con tutta la famiglia in un'altra casa più grande e qui hanno addirittura un garage separato come una... dove vai? no! se n'è andato perché non lo cago? <ride> poverino Comunque, qui hanno un garage separato ed è ottimo per il laboratorio di Jerry, che non deve più nascondersi nel seminterrato, ma addirittura ha un edificio separato dalla casa. E la notte del 26 novembre del 1968, mentre torna a casa dal lavoro, Ger Jerry incontra la sua prossima vittima, tale uh, Jen Susan Whitney. Ah, 23 anni e lei ha avuto la grandissima sfortuna di essere rimasta bloccata sulla statale con l'auto in panne. Quindi lui passando con la macchina mentre stava tornando a casa dal lavoro si ferma e si propone di aiutarla, no? Le chiede che problema c'è, insomma ti posso dare una mano, ma sì ma fate aiutare, esatto. Comunque lui si propone di aiutarla e le dice guarda io ho gli attrezzi per cui ti posso aggiustare la macchina però ce li ho a casa mia quindi vieni su con me che passiamo da casa prendo gli attrezzi e poi vengo a metterla a posto tra l'altro qui lei eh, è salita perché si è fidata e sicuramente era anche abbastanza nel panico essendo rimasta lì da sola non c'erano i cellulari eh, insomma in mezzo alla statale con la macchina che non va quindi si è fidata subito, ma le bastava effettivamente dire: Guarda, vai a casa, prendi gli attrezzi, ti aspetto qui. Però, insomma, è andata con, è andata con lui. Ha fatto questa sfortunatissima scelta. Jerry quindi la porta con sé. E la lascia in macchina mentre lui entra in casa, la lascia fuori nella macchina. Il problema è che lui non va in casa per prendere gli attrezzi per metterla a posto la macchina, ovviamente. Lui va in casa per prendere questa fascetta di cuoio, si siede sul sedile posteriore quando rientra nella macchina, lei infatti, rimane un attimo stranita, dice perché sali dietro. E lui in un attimo prende questa fascetta da dietro di lei e la strangola così da dietro. Poi però pensa. Cavoli! Eh, adesso però devo tirare, tirare, tirare e come faccio se voglio anche giocare con lei mentre muore? No? Quindi ha un'idea ingegneristica. Pensa bene di eh, tirare questa fascetta verso la portiera della macchina, apre la portiera della macchina di dietro ovviamente, tira la fascetta e richiude la portiera in modo tale che in ci incastra la, la fascetta in mezzo e questa rimane tesa. Questo gli permette di eh, stuprarla mentre lei agonizza e muore, quindi una cosa, cioè, proprio della, la... quella, quella genialità, quella, quella praticità del male, quello schifo terrificante. Una volta che insomma, lui ha finito e lei è morta, prende quindi il corpo di Jan e lo porta nel suo garage, ovviamente di Jen. E a questo punto lo appende con un uncino come fosse un quarto di bue. Cioè, proprio l'appende con. è una cosa orribile. Jerry a questo punto non vuole più separarsi dal cadavere perché qui la necrofilia proprio. Lo, lo trascina, cioè non riesce assolutamente a fare a meno di infierire sul corpo di questa ragazza che tra l'altro è quella che vedete qui in alto a destra, qui, 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 io e la composizione degli spazi. Comunque, terrà il corpo di, di questa povera ragazza appeso per ben 5 giorni e ha con lei ripetuti rapporti sessuali. Dopo questi cinque giorni non si libererà del corpo, ma che... Anzi, nel weekend, con il corpo ancora appeso in garage, Jerry porta la famiglia fuori per una vacanza. Mentre sono lontani, sono in vacanza, succede una roba che fa veramente tremare le ascelle di Jerry. Perché, mentre loro sono... Sentite che sfiga! Mentre loro sono in vacanza, una macchina che... Eh, insomma... Perde il controllo, va fuori strada e si schianta contro il garage di Jerry, proprio contro il laboratorio, così, papam. Quindi qualcuno chiama la polizia, non si sentiva la puzza, è quello che pensavo anch'io, però nessuno parla di puzza in questo caso, quindi a quanto pare no, ma non, non vi so spiegare come mai. Comunque chiamano la polizia, i poliziotti arrivano sul posto, verbalizzano l'incidente, addirittura uno di loro attraverso le assi piegate del garage cerca di eh, spiare dentro il garage per curiosità, per vedere che cos'è, forse sentiva della tuzza, però non avevano un mandato, quindi non potevano entrare nel garage così e quindi non notano il cadavere. Jerry, quando scopre questa cosa, va nel panico. Perché chiaramente, oh mio dio, qualcuno si è schiantato contro il garage dove nascondo un cadavere. Quindi, ah. E, però. Dopo lo scampato pericolo, questa cosa del rischio del aver avuto la polizia così vicina dove lui teneva il suo trofeo cadavere, lo eccita tantissimo. Si eccita un sacco perché si considera un mega furbone lui. Lui pensa che i poliziotti siano tutti dei deficienti, che sono tutti stupidi. Lui ha il QI di 169, quindi là! E si sente Lupin, l'inafferrabile. È proprio Jerry, Jerry, l'inacciuffabile Jerry, Jerry. Cioè, capito, lui è il più furbo di tutti. E neanche questa cosa che ha, come dire, ha toccato il rischio lo eccita ancora di più. Vedete come sempre il fascino del proibito, il mi hai beccato, mi vuoi punire, ma io sono più furbo. E questo è sempre il giochino che poi faceva con la mamma. Eh? Torniamo sempre alle dinamiche della mamma. Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, esatto, 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 Giorgia. Comunque, dopo qualche settimana, il corpo non è più così piacevole con cui avere rapporti sessuali. E quindi Jerry se ne sbarazza lanciandolo nel fiume da un ponte: solito fiume, solito ponte. Ormai Jerry però, insomma, fino adesso ha avuto la fortuna che le donne gli sono capitate, cioè quella che vendeva le enciclopedie che andava lì a casa sua, quell'altra che aveva la macchina in panne, quindi insomma, le occasioni, le donne gli capitavano. Adesso Jerry dice "Basta, vuole essere un cacciatore attivo, vuole andare a caccia attivamente, non vuole più lasciare che le donne gli caschino così, come ...pasta asciutta dal cielo... ...quindi il 27 marzo del 69... ...lui sceglie come terreno di caccia... ...il parcheggio coperto... ...dei grandi magazzini di Salem... ...che si chiamano... ...Mayer Frank... ...Salem è il posto... ...non so se ve l'ho già detto... ...ma lui abitava lì... ...in Oregon... ...è sempre stato... ...abitante di Salem... ...sia con la sua famiglia... ...d'origine... ...che con quella che ha creato lui... ...comunque... ...la prima donna che vede che gli piace... È Karen Sprinker, 19 anni, studentessa dell'Università statale dell'Oregon, che quel giorno stava passando dal parcheggio coperto per raggiungere sua madre che sarebbero andate a pranzo insieme. È la ragazza che vedete qua. In un angolo nascosto del parcheggio Jerry la aggredisce minacciandola con una pistola giocattolo, cioè tra l'altro Jerry non aveva manco la pistola vera, cioè la pistola giocattolo, però eh, si vede che era bravo a far finta che fosse vera. A quel punto la obbliga a salire sulla sua macchina. C'è un piccolo particolare in questo rapimento che eh, non si ripeterà negli altri. Jerry in quell'occasione era completamente vestito da donna. Con tanto di tacchi, io mi... Adesso, al di là, è grottesco tutto ciò, no? È Anche perché lui non è che poi si truccasse, cosa... Lui rimaneva uomo, cioè un uomo non è che si metteva la parrucca, non era, un tra... non era transessuale, ok? A lui piaceva mettere abiti da donna, quindi era, era vestito da donna e aveva i tacchi, le cose, qui, quindi... però, insomma, col volto completamente maschile. Quindi io mi immagino anche la confusione della povera Karen che si trova rapita, minacciata con una pistola che poi scoprirà essere il giocattolo da un uomo vestito da donna. Pff, sì, mi sa che è un gross dresser. Sì, sì. Fluid? Ma lui, aveva... lui era eterosessuale. Eh? Cioè, a livello di sessualità, era eterosessuale. A livello di identità di genere, lui comunque si sentiva uomo. Ma c'era questa cosa del. È strana questa sua dimensione, perché per lo più quelli che hanno studiato la psicologia di Jerry Brudos vedono nel suo mettere le scarpe da donna e la lingerie un modo per controllare in qualche modo le donne, cioè volerle eh, possedere. Comunque il nostro Jerry, sempre vestito da donna, porta Karen nel suo garage-laboratorio. Lei, essendo terrorizzata, però, non si oppone alle sue richieste e lo asseconda in ogni sua fantasia. E obbedisce ad ogni suo ordine proprio per eh, insomma, risparmiarsi la vita perché è convinta di poter sopravvivere in questo modo. Lui le ordina di spogliarsi e lei si spoglia, le fa indossare la biancheria rubata e lei la indossa, la fa posare per delle foto e lei è anche, insomma, finge anche di essere abbastanza spigliata. Il tutto ovviamente per assecondarlo, per potersi salvare la vita. Però a un certo punto Jerry deve andare a fare una cosa, no? Quindi... Lega, ma eh, torna lì per favore, grazie. Comunque, <ride> torna, eh, scusatemi, deve immobilizzare la ragazza mentre deve allontanarsi, quindi la fa sedere su una sedia e la lega. Poi le mette un cappio al collo e fissa questo cappio al collo tramite un paranco. Che cos'è un paranco? È una specie di carrucola. Dopodiché lui va a fare le cose che deve fare, torna da lei. Come vedete lui proprio se ne frega, c'è il suo impegno. Anche se c'è una donna legata nel garage, chi se ne frega, a posto. Poi torna e solleva con questa carrucola eh, la, la ragazza da terra di 10 centimetri. E dice, va bene, adesso ti ho lasciato legata per un po', bene così. Adesso ti lascio a pesa per un po'. A questo punto va di nuovo in casa, prende del cibo, si guarda un cartone animato e se si guarda un cartone animato e quando torna in garage la trova morta strangolata perché chiaramente aveva messo sto cappio al collo, l'ha appesa a 10 cm dal suolo lei è rimasta strangolata. E pensate che mentre lei moriva strangolata, lui mangiava davanti a un cartone animato. Quindi, proprio non si sa quale cartone animato. Io sospetto Tom e Jerry, però non, non saprei, non saprei. A questo punto dice: Ah, vabbè, è morta, quindi niente violenta il cadavere, giustamente perché la necrofilia a lui proprio, cioè, gli piaceva tantissimo, ma questa volta vuole un trofeo. Dice, guarda, oh, faccio questa cosa di necrofilia, ma voglio anche un trofeo. Comunque, mi ha detto, questa volta lui vuole il trofeo. E che cosa si prende come trofeo? Un po' alla mostro di Firenze e quindi taglia via i seni e con questi però ci fa qualcosa, cioè non è che da dire li mette in freezer e basta. No, no. Vuole creare un busto. Sentite, praticamente mette questi seni in uno stampo. Riesce a creare questo stampo e poi fa un vari busti in bronzo con la riproduzione di queste tette, che utilizzerà come fermacarte. E fa diversi fermacarte sulla base dello stampo del, del seno di, della povera Karen. Quindi si impossesserà del canale assolutamente. Allora, senti, Mao, facciamo una cosa. Eh, mm. A questo punto, eh, Jerry non gli serve più il corpo perché ormai ha preso il suo, il suo trofeo e quindi decide di legare il corpo di Karen a un monoblocco di un motore, la carica in macchina e poi la butterà nel fiume, sempre lo stesso, sempre il long tom, eh, appesantito appunto da questo... Monoblocco del motore. Qua arriva una fase nella quale Jarry si sente abbastanza uno sborone e quindi abbassa la guardia e comincia a commettere degli errori. Temo che anche la mia gatta sia un pelonarci perché sta facendo la tragedia greca in un'altra stanza, visto che non me la filo per la live. Ma no, giocaci un pochino mentre siamo in live. Cosa? No, smettila di, di piedi tette anche tu, i piedi nelle tette no! No i piedi nelle tette! Eh. <ride> Ma scalzone proprio, eh? Eh? Sei diventato birchino. Comunque, il 21 aprile del 69, il nostro Jerry nota una 24enne, tale Sharon Wood, mentre lei sta andando al parcheggio della Università di Portland. Le, le, le punta contro questa pistola finta e le dice: Se non urli, io non sparo. Le mette un braccio intorno al collo, così, e fa per caricarla in auto. Ma lei riesce a mordergli fortissimo il pollice, perché penso che sia il braccio che avesse in qualche modo il pollice vicino, vabbè. Quindi riesce a mordergli fortissimo il pollice, quindi Jerry la colpisce in testa, la tramortisce, le fa perdere i sensi, ma si rende conto che qualcuno si sta avvicinando, quindi non fa in tempo a caricarla in macchina. A quel punto è costretto a risalire lui in macchina e fuggire. È Monello stasera, sì, ma infatti è diventato Monello. I gatti sono testardi. Ma vuole una cosa, non demorderà. No, no, demorderà perché se, se la magna tutta sta, sta busta di, di, di cose gli viene la diarrea. Va bene, Serena, buonanotte, non preoccuparti. Non preoccuparti. Wow, mm. oh, lo so che te ne vuoi andare, ma adesso stai qui. <ride> Comunque. Sharon ovviamente denuncerà l'accaduto in polizia, ma purtroppo la polizia non ha mai collegato questa aggressione di Sharon con le altre scomparse, perché chiaramente anche tutte le, le vittime eh, di cui lui si... i genitori le, le denunciavano per... Sc... oddio, ne denunciavano la scomparsa. Allora Jen, Jerry decide di abbassare un pochino il tiro e dice ma mi sa che queste donne sono un po' sgaggiate, riescono a fuggire, mi ha, ha morso un dito fortissimo, sono un po' troppo sgaggiate per me. Vediamo di fare un passo indietro, proviamo con un adolescente. Allora pare che la sua uh, vittima ideale in questo momento era Gloria Smith un adolescente di 15 anni ci sono fonti che dicono che aveva 15 anni altre che dicono che ne aveva 12 io non so quale sia la verità ma eh, tra i 12 e i 15 facciamo così Mao Mao no 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 No, no, no. cosa combini cosa stai combinando sta mordendo il filo dell'internet cioè, sta cercando di, di boicottare l'internet perché vuole le attenzioni tappino guarda tappino guarda tappino tappino e niente adesso ci sarà il tappino andato a staccare i cavi infatti sabotaggio va bene scusatemi oggi non riesco a avere continuità nella storia ma è tutta colpa del gatto prendetevela col gatto <ride> pardon pardon ok se n'è andato col suo tappino la 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 Ok, dove eravamo rimasti? Gior Gloria Smith. Ok, tra i 12 e i 15 anni, non vi so dire l'età precisa. Fatto sta che Jerry le, le si avvicina, la minaccia sempre con la solita pistola giocattolo e la fa salire in macchina. Poi, eh, mentre passavano per la strada in un quartiere abitato, Gloria nota che c'è una donna in giardino che stava facendo giardinaggio. A quel punto Gloria ne approfitta per aprire la portiera, mettersi a urlare, correre e eh, insomma farsi salvare dalla donna che era in giardino. Quindi è stata particolarmente sveglia. A questo punto Jerry è costretto a defilarsi velocissimamente ed è incazzatissimo per il suo secondo fallimento. Comincia a dire: Ho perso il tocco. Ecco, ecco, vedi, non so più fare il mio lavoro, non ho più talento per la mia passione e quindi niente. Però Jerry non è un uomo stupido, cioè nel senso, lui comunque impara dai suoi errori, cioè si deprime un po' ma poi comunque comincia a meditare sui suoi fallimenti e a cercare di capire dove ha sbagliato. Vedete, è un uomo che comunque si applica e impara dai suoi errori. Capisce? che il problema è che lui spaventa le vittime, non deve più spaventare le vittime, ma le deve ingannare, deve fare finta di essere una persona degna di fiducia. E quale persona più degna di fiducia può esserci di un agente di polizia? Quindi che cosa fa? Si procura un finto distintivo di, di, di polizia e si veste da poliziotto e comincia a presidiare il parcheggio del centro commerciale. Io vi giuro che dopo aver sentito tutte queste storie di killer che si vestono da poliziotti, non mi fido più di nessuna forza dell'ordine. Comincia a presidiare il parcheggio del centro commerciale Lloyd Center a Portland. E aspetta quindi lì. Finge ovviamente di controllare il parcheggio per ragioni di sicurezza. Peli! Peli di gatto! Quando in realtà è lì a cercare le sue vittime. E infatti, il 13 aprile del 69, Jerry nota la 22enne Linda Saley. Lei si sta dirigendo verso la sua macchina e ha le braccia completamente cariche perché è stata in centro commerciale di regali di compleanno per il suo ragazzo. Cioè Era super tenera Linda, perché aveva comprato no, tutti questi pacchetti, questi regali per il compleanno del, del fidanzato e lo stava riempiendo di doni. Che fidanzato fortunato. Comunque, Johnny le si avvicina e le, si presenta a lei, mostrandole il distintivo e dicendole ovviamente di essere un agente di polizia. Le spiega che ultimamente c'erano stati degli episodi di taccheggio nel, nel centro commerciale e che quindi lei avrebbe dovuto seguirlo in centrale per essere interrogata come persona informata sui fatti. Linda è molto preoccupata ed è anche concentrata su eventuali accuse questo interrogatorio, insomma la cosa che la agita, quindi non ci pensa più di tanto, non, non osserva più di tanto i dettagli come il fatto che la macchina di eh, Jerry non fosse una macchina della polizia, ma comunque sale sull'auto di Jerry pensando di essere diretti in caserma per questo interrogatorio. In realtà lui la porta a casa sua, a Salem. La porta fin dentro il garage, con cui entra con la macchina, qui eh, la immobilizza, la lega una sedia, ha una sedia anche lei e poi va a cena con la famiglia, perché giustamente era ora di cena, quindi eh, la moglie lo chiamava in casa a mangiare. Dice "Aspetta che finisco di legare la tip, poi vengo". No, in realtà faceva tutto di nascosto. E questa moglie pare pare, sì, è giorno qua. Pare che non avesse mai visto niente, cioè io mi dico tu hai il grande divieto che non puoi entrare nel garage di tuo marito e due domande non te le fai mai. Cioè, perché mi dai questo divieto? Cosa nascondi lì dentro? Cioè, neanche una sbirciatina? Niente, comunque alla fine la verità processuale è che lei non sapeva niente, per cui diamo per vera questa cosa, anche se io tendo a non crederci per niente. Certo è vero che Ralfina aveva questo modo, preferisce non vedere, esatto, esatto Can. Aveva questo modo di fare in cui lei preferiva non vedere, tenersi lontana da ogni fonte di disagio, qualunque tipo di problema. Però cioè un conto è Vedo ma ignoro. Un conto è non me ne sono mai accorta. E non è vedo ma ignoro nella versione di Ralfina quando verrà interrogata. Verrà anche processata, tra l'altro. Ma la sua versione è proprio io non sapevo niente. Io non mi sono accorta mai di niente. Perché se lui mi diceva di non entrare lì, io non ci entravo. Boh. Oh, ce ne sono, infatti come Fritz. Ce ne sono tante di queste mogli che non si accorgono di niente. Cioè, allora, un conto sono quei serial killer che fanno tutto fuori casa. Che quindi uccidono in macchina, si liberano subito del corpo. Oppure lo seppelliscono da qualche parte e poi tornano nei giorni dopo dove l'hanno seppellito. Ma lui qui faceva tutto in casa. È questo che. Mi lascia un po' così, no? Secondo me, di psicologia la percezione viene influenzata anche così in automatico. Quindi dici che non vedeva proprio perché non voleva vedere. Sì, oddio, può capitare, però cavoli, dopo... Vabbè che lui è ucciso solo per due anni, eh. Magari, vabbè. Comunque, lui lega uh, Linda alla sedia, va su, mangia con la famiglia. Quando torna, trova Linda seduta sulla stessa sedia. Ma era completamente slegata, era riuscita a slegarsi. Ma ciò nonostante era rimasta seduta immobile, senza cercare di scappare. Questo molto probabilmente era successo: ora Linda, poverina, non potrà dirci perché si è comportata così. Ma molto probabilmente ha fatto questo perché ha pensato: cavoli, se io adesso cerco di scappare, mi uccide, sicuramente, perché se io cerco di scappare e lui mi prende, metti che è lì fuori in questo momento e sta cercando di mettermi alla prova per vedere se scappo o meno, mi uccide. Magari se invece rimango qui e lo assecondo in quello che vuole, poi mi lascia andare. Magari se vede che mi sono anche riuscita a liberare, ma ciò nonostante ho scelto di stare qui, magari mi risparmia. Secondo me ha pensato questo, poi non lo sapremo mai perché purtroppo non ce lo può dire. Comunque, lui quando torna, invece che premiarla e liberarla, decide invece di legarla al soffitto, esattamente come quella precedente, stessa dinamica. La, la appende al soffitto, sembra in questa carrucola. La fa spogliare, la fotografa. Lei riesce a tenersi in equilibrio sulle punte per non farsi strangolare dalla corda. Ma quando Jerry si è stancata e ha fatto tutte le sue foto, gli ha messo tutti i suoi cambi. Alla fine, solleva un po' la carrucola in modo tale che lei non tocchi più giù coi piedi e lei chiaramente morirà strangolata. Dopodiché, lui ovviamente. Fa sesso con il cadavere perché, eh, come sapete, se non ti lecchi le dita godi solo la metà. E questa volta lega il corpo, anche questa volta, a un monoblocco di motore e poi lo getta nel solito fiume. Come vedete, è un abitudinario, Jerry, alla fine non ha poi così tanta fantasia. Su Betty Broderick, ok, ok, sì, 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 Margottina, ce l'ho nella lista. Um, Jerry, però, questa volta non tiene nessun trofeo di questa vittima. E quando gli chiederanno come mai, perché poi lui, ovviamente, a una certa verrà interrogato, arrestato e confesserà tutto, quindi racconta tutto nei dettagli. Per questo lo sappiamo. Quando gli chiedono: Ma perché non ti sei tenuto un trofeo di questa ragazza? Allora, i piedi non andavano bene, non gli piacevano questi piedi, ma in particolare i seni. Lui dice, testuali parole: "I seni erano tutti rosa e intorno al capezzolo non c'era un anello più scuro e a me così non mi piacciono". Cioè, cioè, pure schizzinoso. Io non lo so, veramente. Jerry comunque a questo punto diventa infatti ossessionato dal compiere l'omicidio perfetto con la vittima perfetta, con i capezzoli come dice lui. E comincia a fare lo schizzinoso appunto: comincia a fare quello che se la tira, che lo vuole, vuole proprio come dice lui, che, che poi chi lo sa, no? Che alla fine, quando scarti la caramella non venga fuori qualcosa che non ti aspettavi, no? Eh. È una sua estetica, sì, sì. Infatti. Quindi lui comincia a sentirsi sto cazzo e vuole andare a trovare la vittima perfetta, quindi comincia a scartarne molte. Però intanto vengono ritrovati i corpi. La polizia trova i corpi. Il 10 maggio del 69 infatti lungo il Long Tom River, che è sempre quel fiume dove lui buttava tutti quanti in Oregon, due pescatori vedono riaffiorare dall'acqua il corpo di una donna. Corpo che trovano appesantito da un oggetto che giaceva sul fondale e che era la trasmissione di un'auto. Dai segni sul collo è subito evidente come la donna sia morta per strangolamento. Poi, ovviamente, l'autopsia lo confermerà. E comunque erano scomparse quattro donne di recente e c'era parecchio panico nel circondario. E guarda caso quel corpo appartiene proprio a una di queste quattro donne scomparse: è Linda Sealy, 22 anni, scomparsa dal parcheggio del centro commerciale di Portland il 13 aprile. Gli inquirenti, avendo scomberto questo corpo, però sono sospettosi e dicono: Ma non è che magari anche le altre sono lì?. E quindi mandano i sub a scandagliare tutto il fiume per vedere se ci sono altri corpi. E infatti il giorno dopo scopriranno un altro. Ne scoprono subito un altro, tra l'altro, a pochi metri da dove avevano trovato il primo e questo è il corpo di, di Karen Sprinker, 18 anni, che era scomparsa appunto dal parcheggio del grande magazzino il 27 maggio del 68, anche lei strangolata. La notizia dei corpi si ovviamente si sparge, sconvolge tutta la comunità. Però Jerry. Che anche lui, ovviamente, viene a sapere del ritrovamento dei corpi. È tranquillo. Perché lui è convinto che siano tutti scemi. Cioè, che lui è l'unico che ha il qui di 169, che la polizia non ce la può fare, che gli investigatori sono stupidi, che lui la metterà sempre in culo a tutti. Ed è anche convinto che tanto non ci sono le prove per arrivare a lui. E si sente super, mega superiore a tutti, no? Però. La corda con cui questi corpi erano legati ai loro, alle loro zavorre aveva un nodo molto particolare. Questo nodo era un. Um, insomma, era stato fatto con una tecnica utilizzata dagli elettricisti quando tirano un cavo per farlo scorrere lungo una casa. Io non so che tipo di nodo particolare sia, se qualcuno qui sa fare sti lavori, eh, magari lo sa, però io non riesco a immaginarmelo bene. Fatto sta che la polizia quindi deduce che deve essere un elettricista. Allora controlla tutti gli elettricisti con dei precedenti e in più parte con un interrogatorio a tappeto nell'università statale dell'Oregon. La polizia comincia a interrogare molte studentesse per capire se qualcuno si fosse per caso eh, avvicinato a loro, se qualche soggetto sospetto eh, si aggirasse intorno alle studentesse, intorno all'università, o se magari qualche ragazza fosse stata aggredita da uno strano individuo. Una delle ragazze interrogate racconta di aver preso una bibita con un tizio strano che eh, aveva una station wagon e all'interno della quale aveva tantissimi vestitini per bambine. Ora io non so se questa ragazza stesse parlando di Jerry Brudos, perché Jerry Brudos aveva una station wagon, ma solitamente non si metteva a prendere bibite con le ragazze e soprattutto non aveva vestitini per bambini, aveva mutandine e cose del genere, quindi o lei ha visto male i vestitini o lei parla di un altro fuori di testa che si aggirava sempre nella solita zona. È tipo un doppio cappio che serve per tirare i fili nei tubi dentro le pareti. Ah, ok, Shenny. Lui l'ha usato per zavorrare dei cadaveri. Una signora con i baffi mi ha caricato in auto, ma era molto pelosa. <ride> mi fate morire. Però c'è un'altra ragazza che diventa una testimone chiave, perché lei dice di aver incontrato un uomo che si aggirava per i dormitori femminili. E che questo le aveva raccontato di essere un veterano del Vietnam in cerca di una compagna. Io mi immagino, questo dice: Ah, io sono un veterano combattuto e cerco fidanzata. Io, io cerco fidanzata, ah ah ah, cercasi donna, comunque a casarsi. Ok. Però insomma, cominciano a chiacchierare e lei nota che lui parla in modo strano, tocca degli argomenti particolarmente strani e in particolare sembra fissato con i corpi delle donne scomparse che sono appena stati trovati nel fiume. Lei lo trova molto inquietante, soprattutto perché lui le fa delle domande a cui lei non può rispondere riguardo i dettagli di questi corpi. E quindi lei, insomma, a e si si ritira, boh. Così torna nel suo dormitorio e dice: Arrivederci, grazie, signor veterano. La ragazza, siccome l'aveva visto di recente, accetta la proposta della polizia di collaborare per tendergli un trappolone. Cioè, praticamente molto semplicemente, la polizia gli dice: Stai allerta. Se lo vedi eh, di nuovo girare nella zona dei dormitori, chiamaci, che veniamo lì. E lo identifichiamo, lo ammanettiamo, insomma, cerchiamo di capire se è il nostro uomo, quindi lei lo fa. Lui torna di lì a pochi giorni. Lei chiama subito la polizia, la polizia si presenta e eh, ferma. Jerry Brudos, perché era Jerry Brudos, gli chiede di identificarsi. Lui tranquillamente mostra i suoi, i suoi documenti. Si chiama Jerome Henry Brudos. Fanno un controllo e scoprono che di lavoro fa l'elettricista e che in passato era stato ricoverato per aggressioni a delle ragazze. Quindi potrebbe essere il loro uomo. Gli investigatori quindi tornano a casa sua. Per Interrogarlo ulteriormente dopo aver scoperto queste cose, tornò da lui e, e lui dice: Ma certo, benvenuti signori investigatori. Sapete dove andiamo a fare due chiacchiere? Nel mio garage laboratorio, perché a lui ci piace il rischio. Capito, non è che li fa accomodare in salotto, in cucina. O in un luogo comodo della casa. No, tra l'altro da pessimo ospite, li fa accomodare nel garage, che tra l'altro una... boh, Io penso che sia estremamente maleducata come cosa da fare, ma lui la fa proprio perché gli dà da... erbrividino, capito? Erbrividino, ok. Quindi, insomma, gli investigatori entrano nel garage e mentre parlano con lui, uno degli investigatori viene attratto da una corda che trova lì, che vede. In garage. E guarda caso è una corda molto simile alle corde che tenevano legati i corpi alle loro zavorre. L'investigatore lo vede, comincia a fare così a quell'altro e fa vedere la corda. Gli agenti però non la possono prendere questa corda perché non hanno un mandato di perquisizione. <ride> non provo a impiccarsi. E lo di... cioè, però Jerry si accorge che loro guardano sta corda, no? E quindi comincia a fare, ragazzi, vi vedo molto interessati a quella corda. E loro dicono, eh sì. E, e Jerry, che è proprio sborone, che si sente superiore e inacciuffabile, lui dice, ma signori investigatori, volete un po' di corda? E quindi gli offre un po' di corda, gliene taglia un pezzettino e gliela regala, perché tanto lui non ha niente da nascondere, capito? Eh! Insomma, era veramente convintissimo di essere il più furbo e adorava questo brivido. Il problema che ha fatto la stronzata del secolo. Perché così si è proprio fregato da solo al massimo. Perché la scientifica, una volta confrontata quella corda con quella rimeduta sui corpi, dà la conferma al 100% che si tratta esattamente della stessa corda. Tec... Però, insomma, nonostante questa spavalderia, Jerry comincia a sentirsi un po' con le spalle al muro, un po' preoccupatino, no? Quindi chiama il suo avvocato e gli dice Avvocato, io sono totalmente innocente, però secondo me gli investigatori mi hanno preso di mira e bisogna che stiamo attenti qua. Cioè, l'avvocato gli dice, sentite cosa gli dice l'avvocato, se sei innocente stai tranquillo. Ma se sei colpevole non devi assolutamente permettere alla polizia di perquisire la tua casa e la tua auto. Oh, io sapevo che, i... sapevo che gli avvocati dicevano, di solito, se sei colpevole confessa subito tutto, poi pensiamo a darti delle attenuanti e comunque se confessi collabori ti... Sapevo che lavoravo, Lavoravano così, invece scopro che ci sono anche quelli che non sono così moralisti. Insomma, ho regalato un pezzo di corda adesso una cosa di un serial killer. <ride> avvocato, in che senso? <ride> esatto. No, ma no, ci sono anche gli avvocati più così, più spregiudicati. Mi, mi, mi piace questo avvocato. Devo dire, mi piace. Cioè, lo vorrei come mio avvocato, anche. Comunque. Jerry ovviamente segue il consiglio, ma quando la polizia infatti torna con il mandato per perquisire l'auto, lui gli dice: Certo, perquisite pure l'auto! e presenta l'auto completamente bagnata, inzuppata, piena di acqua e sapone. E praticamente um, galleggiava nella, non, non galleggiava, era tutta intera, ma tutta, tutta piena di acqua così. La polizia gli dice... Oh, aspetta, cosa hai fatto alla, alla tua macchina? e Lui dice: Eh, ma sai, siamo andati all'autolavaggio. Eh, non so più parlare. Siamo andati all'autolavaggio con i bambini. E mio figlio ha lasciato il finestrino aperto. Quando hanno fatto l'autolavaggio, è entrata tutta l'acqua e il sapone dentro. Così, perfetto, fresco al limone. Esatto. Scusate, stavo lavando giusto ora l'auto. No, no, è tutta colpa del figlio. È tutta colpa del figlio che ha lasciato i finestrini aperti. Sempre così. Insomma, la polizia però ha bisogno di prove fisiche, prove materiali, prove effettive per poterlo arrestare. Anche se la corda era effettivamente una, una gran prova, però non bastava. E pensano che forse Gloria Smith, la, la, la ragazzina che era riuscita a fuggire potrebbe effettivamente identificarlo in modo tale da permettere loro di arrestarlo almeno per sequestro di persona. Intanto lui non può più fuggire. Quindi chiamano Gloria Smith e le mettono davanti una decina di foto di persone diverse, tra cui anche Jerry. Lei indica proprio la foto di Jerry e dice, sembrerebbe lui, ma... Aveva un sacco di lentiggini. Ecco, considerato che le foto erano in bianco e nero e tante volte i dettagli nelle foto vecchie non venivano catturati, in quella foto Jerry non presentava lentiggini. Lei quindi ci tiene a specificare che lui aveva un sacco di lentiggini. A questo punto i poliziotti hanno la certezza suprema che il loro uomo fosse proprio Jerry Brudos. Il 30 maggio del 69 eh, vorrebbero procedere all'arresto ma Jerry che ha ascoltato i consigli del suo avvocato è scappato, fa lo scappone ma mica da solo, anzi fa guidare Ralphine, la moglie, la fa guidare e lui si nasconde dietro nei sedili posteriori coperto da una coperta. Qui mi viene il grande dubbio che Ralphin sapesse qualcosa. Cioè, qui come fai a dire che Ralphin non sapeva niente? Eh, cioè, lui ha detto: scappa, scappa, scappa. Lei non ha fatto domande. Cioè, lui si nasconde dietro una coperta e dice: Scusa, amore, ho freddo! Scusa, amore, ma sono un vampiro e con la luce del sole divento brillante. Devo coprirmi. Cioè, che scusa ha usato? Era solo Goodman. Lei ignorava come sempre. E sì, per lui gli ha detto: scappa, fai un sacco di chilometri! Anche perché si dirigono fino al confine con il Canada. E quindi, magari voleva stare nudo. Voglia salvare le apparenze da una vita. Una volta ho conosciuto uno che mi ha raccontato che una sua conoscente si era resa conto che il ragazzo che frequentava scopava con i cadaveri. Perché lei andando al ginecologo ha trovato qualcosa che indicava ciò. Ah, quel, quel, quel Quelle pustole che ti si attaccano. Spero di una storia simile. Brutto. Molto brutto. Scappone Mao Style. Esattamente. Ah, no, Pietro Maso, Pensavo, pensavo. Sì, Mao. Comunque, la polizia riesce comunque a rintracciarli. Li, li blocca, tra l'altro li blocca a 400 km dal confine che può sembrare tantissimo per come è estesa eh, l'America è poco stavano per passare al Canada e poi dopo veramente ciaone troveranno infatti Jerry sul sedile posteriore che si nasconde sotto la coperta ma lo arrestano e portato in carcere lo fanno spogliare per fargli la perquisizione quelle solite perquisizioni che fanno prima di metterti in cella e quando lo fanno spogliare si accorgono che sotto lui aveva delle mutandine da donna di seta e gli chiedono signor Brudos perché lei indossa mutandine da donna e lui risponde perché sono più comode Ora, maschietti all'ascolto, vorrei proporvi di indossare delle mutandine di seta da donna e poi far, farmi sapere se state più comodi. Perché io ho i miei. così ho i miei dubbi, eh? Ma così, perché sono una donna di mala fede. Allora, a mezzanotte, Jerry dal carcere chiama il suo avvocato e gli dice: Senti, forse devo dirti la verità. Vieni qua. Lui arriva e lo tiene lì per 5 ore, confessandogli tutti i suoi delitti con tutti i dettagli macabri. Ed era calmissimo e non traspariva nessuna emozione. Infatti, l'avvocato lo hanno intervistato e c'è lui che dice. Mi raccontava queste cose con la freddezza con la quale si racconta come vai a fare la spesa al supermercato. Grande classico del serial killer privo di empatia. Comunque, che cosa succede? Quando. Lui gli dice di essere colpevole e gli racconta tutti i dettagli delle cose che ha fatto. Cosa gli consiglierà l'avvocato secondo voi? Confessa tutto, pentiti e vediamo di trovare delle attenuanti. Ma va là. No, gli consiglia di stare in silenzio e non avere contatti con la polizia. Quindi deve rimanere muto. E io muto. Muto, nega, nega fino alla morte. Esattamente, nega fino alla morte, anzi, stai muto, non parlare proprio. Non parlare. Come vi ho detto, No? Già aveva commentato di essere il più intelligente di tutti. E un detective in particolare, dopo il fallimento di tutti gli altri perché andavano lì, lo interrogavano, lui faceva scena muta. Ci provavano tutti, insomma, a cercare di farlo confessare. Non riuscivano. Finché non è arrivato, questo detective, un po' più furbo degli altri che ha pensato di usare come arma proprio il narcisismo e l'ego e la sboronaggine di Jerry Brudos e il suo tirarsela per avere questo grande qui. Diciamo che solitamente quelli che lo interrogavano tendevano ad aggredirlo o a insistere o comunque a mettersi in una posizione di potere rispetto a lui, mentre questo detective Gioca a fare il polistiotto buono, quindi finge un atteggiamento gentile e remissivo, si finge sempre condiscendente, quasi ammirante nei confronti di, di Brudos e eh, fa credere a Jerry di avere il controllo. Tant'è che comincia a giocare con il suo ego e gli fa delle domande ipotetiche dicendogli: Guarda, Jerry, io sono sicuro che. Non sei stato tu, però ci sono delle cose che noi non riusciamo a spiegarci perché non ci arriviamo. Probabilmente non abbiamo l'acume che hai tu. Ma dimmi una cosa, dammi un consiglio: se il killer ha fatto questa cosa, no? Secondo te perché l'ha fatta? E secondo te perché qui c'è un buco? Che cosa avrà fatto lì eh, in questo buco temporale? Ma poi eh, quest'altra vittima, no? Cosa gli avrà fatto? E quindi fa queste domande e lui si sente protagonista, no? si sente anzi di dire cazzo, adesso gli scopro io, gli do io le soluzioni nel caso così gli faccio vedere quanto sono più intelligente di loro il problema è che in questo modo tac, si frega come un pollo perché dà dei eh, dettagli che soltanto lui poteva sapere in particolare eh, rispetto a m, delle ferite di bruciatura sul corpo di una delle vittime e allora, e allora, insomma, alla fine gli sbattono davanti la verità, gli dicono tatta, l'abbiamo fregato! E a quel punto, Jerry confessa tutto. Parte la cosiddetta confessione fiume e lui racconta, racconta, racconta. Come aveva raccontato all'avvocato, racconta anche al detective tutti i suoi omicidi con i particolari. Ma la cosa incredibile è che lui non dipinge, cioè non fa questo racconto con eh, rammarico, con dispiacere, con eh, senso di colpa o in qualche modo orrore verso se stesso, con pentimento. No, no, lui lo racconta come lo racconta uno sborone, cioè tipo guarda qui come sono stato furbo, ho fatto questo, ho fatto quello, eh. <ride> E Non mi avete mica preso lì, e eh? poi dopo ho fatto questo, poi ci ho pensato. Quella volta che c'è stato l'incidente, c'avevate i colleghi lì, proprio a due metri da un corpo appeso nel mio garage, e nessuno ci ha arrivato. <ride> Tutto super sboroncione no? Per cui anche loro sono sconvolti di sentire una confessione fatta in quei toni. Non vedeva l'ora, sì, omicidio perfetto, non vedeva l'ora di tirarsela. Infatti, quando loro l'hanno fregato sulle bruciature, hanno scoperto... Che, eh, perché c'era questo corpo di Linda Seyli che presentava delle bruciature sulla cassa toracica e i poliziotti non si erano mai riusciti a spiegare sta cosa alla fine lui confesserà cioè in realtà è la modalità con cui si frega ma confesserà di averle conficcato dei chiodi nella cassa toracica per eh, farci passare della corrente elettrica per vedere questo è il suo esperimento, no? Aspetta, il, il piccolo scienziato. Adesso ve lo cito testuale per vedere se il corpo sarebbe saltato come una rana in padella. Io. Boh. Comunque, come potete vedere da questa dichiarazione, Jerry, con tra l'altro abbastanza consapevolezza, dice Uh, al detective che per lui le donne erano pari a degli oggetti in particolare per lui erano come la carta delle caramelle no follia assolutamente follia assolutamente infatti dirà testuali parole beh mangiate le caramelle le cartacce le butti via non servono più che senso ha conservarle Detto da un necrofilo che si è tenuto in casa per settimane un corpo appeso ad un gancio in garage. Non lo so, eh. Non lo so. Però, no. va, no, questo è quello che ha detto. Comunque, una volta eh, avuta la confessione, riescono anche a avere il mandato per, per, per fare la perquisizione del garage e eh, laboratorio e trovano tutte le foto delle vittime di Brudos, ossia quando erano ancora in vita. Una volta morte, e finalmente quindi hanno tutte le prove materiali per poterlo condannare per omicidio. Però prima di affrontare il processo, Jerry Brudos viene sottoposto a ben sette perizie psichiatriche: guarda a caso è incredibile, sta cosa. Da tutte e sette le perizie, lui risulta totalmente sano di mente, cioè manco il disturbo di personalità. C'aveva lui. Tutti Ah, sanissimo a poco un pesce proprio lui a casa tutti i mercoledì sempre perfetto quindi il 27 giugno del 69 inizia il processo secondo me non è che gli hanno fatto proprio bene eh, sta perizia cioè direi che l'allero appunto cioè direi che almeno un problemino poi magari in grado di intendere di volere il fatto di avere il controllo sulla realtà una certa lucidità una certa razionalità ok ma uno che ti racconta di aver eh, commesso dei crimini così atroci, a scopo necrofilo, con questo, questa fantasia smodata per le scarpe al punto che commette dei crimini eh, con queste scarpe, cioè non mi puoi dire totalmente sano di mente, cioè almeno trovami un problemino, che poi se questo problemino non inficia sulla capacità di intendere di volere, Ok, ma è solo un non controllo degli impulsi. Ma eh, qualcosa, cioè non mi puoi dire totalmente sano. Vabbè, totalmente sano. Comunque, il 27 giugno del 69 inizia il processo e Jerry si dichiara colpevole per tutti i capi d'accusa. Sarà un processo molto breve in realtà perché lui non si oppone a nulla e quindi viene condannato a tre ergastoli, mi immagino anche il suo avvocato che gli diceva "No! Abbiamo no, 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 detto di stare zitti!". Me lo immagino così, però. Comunque lui viene condannato a tre ergastoli e l'avvocato ci fa una figuraccia. E non ci rimane che Ralfin. C'è un dubbietto sulla nostra Ralfin. Ralfin sapeva tutto o no? Perché gli investigatori, soprattutto vedendo Ralphin scappare in macchina con lui, anzi guidare mentre lui era nascosto dietro quella coperta, faticano a credere che lei fosse all'oscuro di tutto come lei continua a sostenere e quindi viene incriminata per complicità e favoreggiamento. Affronta il processo dove però verrà assolta perché non c'erano effettivamente prove. Che dimostrassero che lei fosse consapevole di quello che succedeva. Lei, comunque, alla fine toglie la patria potestà al marito, lascia la città, se ne va in un posto boh e non rivedrà mai più Jerry, non lo va neanche a trovare mai più in prigione, proprio abbandonata a se stesso nel niente. E questo lo hanno considerato un gesto che dimostra che effettivamente lei non sapeva niente, perché uno dice. C'è chi perdona, cioè perdoni, tra virgolette, nel senso che dici cazzo sei un mostro ma non posso lasciarti solo perché sei il mio marito e il padre dei miei figli quindi comunque ti vengo a trovare in galera. Poi magari mi rifaccio una vita però sei il padre dei miei figli quindi comunque ti vengo a trovare in galera magari con i bambini. C'è chi invece non ha bisogno di perdonare perché appunto magari è stata complice e quindi mantiene i rapporti. Il fatto che lei abbia chiuso tutti i rapporti ha dato, come dire, un po' più di sicurezza rispetto al fatto che non sapesse nulla. Io ripeto, continuo ad avere i miei dubbi. Però non ho nemmeno io le prove per dimostrarlo. Quindi chi sono io per dirlo, no? Non eh, so bene che. Che eh, caso che ti vengo a trovare. Ah, lo so bene quello che hai fatto con caso che ti vengo a trovare. Dici che magari. Ecco, potrebbe essere andata così. Lei sapeva benissimo quello che lui faceva. Per paura che uccidesse anche lei, lo ha sempre coperto. O ha sempre insomma chiuso un occhio. Perché magari lui la minacciava di farle fare la stessa fine. Perché, come sei capace di uccidere donne che non conosci, sei capacissimo di uccidere anche tua moglie. E eh, una volta libera da questa. da, da questa catena, da questa prigionia. Um, Ciao non ne voglio più sapere niente. Potrebbe essere andata così. C'ho, abbastanza fiducia che sia andata così. Comunque Jerry quindi rimane solo in carcere. Abbandonato dalla famiglia, abbandonato dai figli, dalla moglie, da tutti. Tra l'altro, gli altri detenuti lo schifano mh, perché lo considerano uno strano. Con questa cosa delle scarpe è strana, non... gli, mh, gli, gli puzza. Insomma, gli, gli puzza, quindi lo lasciano, lo isolano. E lui passa le giornate isolato da tutti quanti, preparando, diciamo, delle memorie per riuscire a chiedere la libertà condizionale, che non otterrà mai, ovviamente. Nella sua cella, intanto, crea una sua biblioteca personale piena di cataloghi di scarpe, cataloghi di vestiti da donna, sono tutte le pubblicità delle scarpe, le cose. Lui proprio gli piace tantissimo, almeno cioè le può guardare le figure così e morirà di cancro al fegato il 29 marzo del 2006 quando aveva 67 anni ora non so se avete visto Mindhunter ma in Mindhunter per far parlare Brudos siccome lui insomma non voleva parlare gli regalano una scatola di scarpe con dentro le scarpe perché lui poverino non poteva, poverino proprio, non poteva avere le scarpe nel carcere. E quindi poteva guardarle solo le figure quando nella serie gliela portano vera, cioè lui è proprio così, tutto ovviamente ti ricordi quella scena Edo. Ovviamente, eh, Brutus non guarirà mai. Cioè, se uno pensa "Ma magari in carcere poi è passata". Allora, un feticismo è un feticismo. Lui non si dà all'arte, no? Lui si dà ai cataloghi di scarpe. Feticismo è un feticismo. Purtroppo non, non è che puoi pensare di essere curato finché il tuo feticismo non fa male a nessuno. C'è il consenso. Là fuori ci sono persone che si divertono a fare anche shush in modo strano e si può trovare un partner disposto, insomma, a giocare con te e divertirsi con te. Difficilissimo, credo impossibile. Estirpare un feticismo. Quindi lui eh, in realtà non, uh, non guarisce, la sua, la sua fissazione rimane. Per questo dico. Zietta vai nanna. Ciao, Elisa. Tanta notte, tanta buonanotte, tantissimi bacetti. Mm, ok. Era messo male, eh sì, era messo male. Però, ragazzi, la, le parafilie sono così. Cioè un conto è avere un fetish. Nel senso mi piacciono le bionde, però mi piacciono le bionde, vuol dire che magari guardo più spesso una ragazza bionda che una mora. Ma. finisce lì. O sì, mh, mi piacciono i piedi. Tipo dici, ok, durante ah, eh, voglio che lei mh, insomma ci metta in mezzo anche i piedi perché mi piace questa cosa, ci siano i piedi, ma anche se non ci sono i piedi, comunque riesco a portare avanti la mia relazione sessuale. Cosa succede a, una, a un parafilico? Il parafilico è ossessionato, cioè vuol dire che lui si eccita solo con quell'elemento. E quell'elemento per Brudos sono le scarpe col tacco. Ma attenzione, non, le scarpe col tacco diventano un vero e proprio feticcio, ovvero non è soltanto... Qualcosa che ti eccita sessualmente, ma è qualcosa che ti affascina, ti piace, a ti attira anche mentalmente, cioè non solo um, sessualmente. Il feticcio, no? Era quello che adoravano, insomma, erano um, i. In... In tempi, in tempi passati non mi so dire esattamente in quali tempi però si chiamavano feticci questi eh, oggetti che dovevano avere le sembianze degli dèi e questi eh, uomini antichi adoravano no, non mi chiedete, però questa idea scusate ho dei ricordi non precisi però il feticcio quindi è anche un oggetto di adorazione quasi come fosse un oggetto divino che ti dà quelle vibes quelle suggestioni ti emozionano, no? E gli idoli, sì, gli idoli, ma non anche i feticci. Il parafilico è uguale che mentre. Non per forza, dipende, dipende dal parafilico. Dipende dal parafilico, cioè ognuno ha le sue. E, e quindi c'è anche una sorta di adorazione verso il feticcio. Ciao Carmine! E se ci fate caso, molti amanti dei piedi, diciamo, feticisti dei piedi, sono proprio degli adoratori dei piedi. Se vedete Peppe Fetish è un adoratore dei piedi, cioè lui eh, si mette sempre in posizione di sottomissione, o oh mia dea, o oh mia padrona! Perché? Perché lei ha i piedi e per lui sono qualcosa da adorare, qualcosa che lo suggestiona, che lo manda fuori di testa, che ha un potere su di lui, ok? E questo era una cosa, è un oggetto sacro e indispensabile, esatto, esatto. Io ho un ex che ama le autoreggenti e i colla collant, ma vedi, cioè, che cosa si può fare in caso di parafilia? Raga, niente, cioè uno non può essere eh, qualcosa che non è, ma ovviamente non può andare a fare del male prendersi quello che vuole passando e calpestando le altre persone e il loro consenso. Quindi l'unica cosa che uno può fare è prendere atto della situazione e non sopprimerla, ma cercare modi di poterla vivere in modo sano con persone consenzienti, che ovviamente non è sempre facile, soprattutto perché dipende dalla parafilia. È ovvio, adesso non, non entriamo in questi argomenti nello specifico, però diciamo che una parafilia come quella di Brudos poteva essere tranquillamente vissuta in maniera sana.